Ben ritrovati, un saluto a voi tutti, appuntamento come tutti i pomeriggi, da lunedì al sabato, dalle ore 16 alle ore 18 con Liberamente Parliamone. Grazie di essere sintonizzati con Telemaig in Puglia, programma 97, Basilicata e Calabria 884. Potete intervenire in studio per raccontarci qualsiasi cosa, telefonando al 351-931-9265. Certo, non è il caso di parlare di fatti privati, ci possono essere degli aneddoti di quanto accaduto che possa interessare tutti gli ascoltatori, tutti coloro i quali sono sintonizzati con la nostra emittente. Perché no? Chiacchierare un po' insieme e parlare di quello che vi è accaduto. Avete scritto una poesia? E perché non leggerla in diretta? Che c'è di male? Avete visto qualcosa di particolare che volete raccontarci? E perché no? Non telefonare al 351-9319-265. Volete esprimere alcune considerazioni a proposito di qualche politico? E perché non farlo? Sono rappresentanti istituzionali, sono personaggi pubblici, naturalmente non li offenderemo senz'altro, ma parleremo di considerazioni. C'è qualcuno che vi è particolarmente simpatico o antipatico? E perché non dirlo? Che c'è di male? Non c'è nulla di male. Certo, non offenderemo nessuno, e ci mancherebbe. E allora 351-9319-265. Anche WhatsApp con i vostri messaggi. Chi è? Enrico, caro. Enrico ci segue sempre. Caro Enrico. Ma Enrico, caro, tu non ti fai la penichella il pomeriggio, scusami se mi permetto. Pronto, Enrico? Come si fa a farsi una penichella con le cose strepitose che mandi in onda risparmiando una rassegna stampa che altrimenti mi costerebbe la cifra? Ah, benissimo, quindi per colpa mia hai perso il riposino pomeridiano e ti rifai la notte, insomma. Quante ore di sonno fai di solito? Beh, 6-7 ore, perché diciamo così, purtroppo devo seguire un po' di cose e siccome mi hai chiesto una poesia, me la invento apposta per te. È di quelle che si possono leggere? Non mi farei litigare con qualche amico? No, no, no. No, assolutamente. Va bene. Prego, sei pronto? Ma invento un momento, guarda. E se hai l'ispirazione giusta, prego, il palcoscenico è tutto tuo. Ci mancherebbe, se io partecipo è perché ieri mi hai regalato delle emozioni immense, davvero, anzi ti prego se possibile di darmi già una risposta in diretta, se posso mandare via WhatsApp il messaggio straordinario che la dottoressa De Mari ieri ha diciamo riservato alla tua emittente, oltre all'intervista favolosa per tutto quello che è successo dell'onorevole Angiola, che è veramente una risorsa per il nostro territorio. Tieni presente che io sono asettico, almeno in termini partitici, ma non in termini politici, perché amo la mia terra e sono disponibile. L'esempio è proprio il fatto di sintonizzarmi sulla tua emittente quando posso. Sono aperto e disponibile anche a metterci di mio per difendere questa Puglia meravigliosa che purtroppo è stata distrutta da scelte inopportune. Non tutti conoscono il famoso progetto Bismarck. Che peccato che i governatori e anche quelli che governano non sappiano o non usino la storia per avviare cose valide. Comunque,
Beh, mi metto la poesia così non sono pesante ogni volta con questa caterva di accuse ben motivate, salvo che tu non mi chiami in causa. Devo utilizzare allora, la clessidra piccola o quella grande? Quella piccola, e poi sarà a te eventualmente chiamarmi ancora, perché non posso abusare della tua ospitalità. In quanto io ho tanto da dire, ma come diceva qualcuno, di quando sei chiamato quello che hai da dire, se non sei chiamato, insomma, cerca di non abusare di nessuno. Allora, prego. Se vuoi essere informato veramente, un solo collegamento, liberamente. Purtroppo, ahimè, non dappertutto si sente. E quindi è il caso di attrezzarsi prontamente. Giro, al di là dello scherzo, sì, scusami, ma le pause erano su due piedi senza neanche un appunto. Sì, vabbè, ma le pause erano dovute all'emozione o c'era qualcuno che ti suggeriva? Assolutamente, sono solo, solissimo e single. Questo, insomma, lo dico così, non si sa mai. Ma un piccolo spot promozionale. Ah, quindi sei in cerca d'autore? Senti, volevo dirti, sì, avevo avvisato della venuta di Silletti in trasmissione e molti degli amici che ho di Minervino, non solo di Minervino Live, perché è una città strepitosa che meriterebbe un servizio per tutto quello che ha da offrire, mi hanno riferito che non riescono a sintonizzarsi col tuo canale, né sul 97 e neanche sull'884. E devono optare allora per il social. Comunque, Minervino hai detto? Sì, Minervino, Spinazzola. Spinazzola, va bene, ho molte persone perché hanno, diciamo, seguito, ripeto, per amicizia quella piccola improvvisata omaggio che mi hai riservato. E quindi avvisati anche di questa in quella circostanza ho colto l'occasione per spiegare come la tua trasmissione sia una trasmissione assolutamente utile, perché al di là dei mezzi tecnici limitati, ovviamente, sono i contenuti quello che contano. Insomma, se in una bottiglietta di profumo ci mettiamo dell'aceto, ecco, per non dire altre cose, o dire che un odio toilette intesa in altro senso, non credo che nessuno comprerebbe una cosa simile, cioè, per quanto bella la confezione, dentro poi ci stanno degli effluvi non certo gradevoli. Allo stesso modo, anzi all'inverso, la tua trasmissione, pur avendo, diciamo, alcune piccole limitazioni tecniche dovute alle risorse, ovviamente, invece ha dei contenuti strepitosi. Sentire onorevoli personaggi dello spettacolo, ma poi, ripeto, l'intervista di ieri è stata favolosa, anzi non so se ci sono limiti a poterla mandare via WhatsApp a qualcuno che se la sia persa. Perché questa idea dei gilet gialli, per poter dire la propria, d'altronde a costo zero perché ce ne abbiamo tutti ciascuno in automobile, è anche un'idea, è un'idea per poter far capire a chi crede di poter impunemente imporre limitazioni alle libertà, scelte inopportune e così via, che c'è qualcuno che si sta risvegliando, che il popolo non è poi così inerte. Gli italiani sono tutto tranne che fessi e forse non hanno il coraggio, ma diciamo
Noi non abbiamo l'immunità di gregge nella maggior parte delle persone, ma diciamo che l'italiano, un po' per indolenza, un po' per altre ragioni, siamo levantini soprattutto in Puglia, diciamo spesso ci facciamo gregge dimenticandoci, diciamo, di poter essere noi stessi, di poter esprimere quella libertà che è stata compressa in tutti i modi e che anzi, se non espressa in queste maniere pacifiche, rischia di sfociare, ahimè, in quella che può essere una vera rivoluzione. Hai voglia a cambiare la data dal 2 al 3 per evitare le adunate a Roma? Prima o poi la fame, la perdita di posti di lavoro, leggi la Bellanova o cose di questo genere, tutti i manifesti ideologici e quant'altro, faranno riflettere le persone e credo che prima o poi qualcuno andrà a bussare nelle sedi del potere centrale dove premono i bottoni per altri interessi che non per quelli del popolo. Non istigo nessuno alla violenza, anzi alla manifestazione la più pacifica possibile, ma riappropriandoci di quella definizione di cittadini, ovvero di popolo, con le proprie tradizioni e la propria cultura. Allora, Enrico, ti ringrazio per i tuoi versi, insomma questa tua ispirazione che hai ricevuto al momento, non appena il tecnico mi avrà informato di quale è l'area, la zona di diffusione del nostro segnale nell'area di Minervino, lo dirò in trasmissione perché adesso non mi ha ancora risposto. Certo, se poi sono indesiderato come ospite, conto di farmi una passeggiata da te, perché se devo stringere la mano a una persona che stimo, preferisco farlo veramente, anche col guanto, guarda. Ma adesso dobbiamo fare gomito a gomito, quel del gomito non mi piace proprio, devo dire la verità, non mi piace proprio. Solo che paradossalmente ho sentito in una emittente nazionale, sì, uno dei grandi, di questi grandi esperti magiconi, che poi si scopre che sono persone che si contraddicono a vicenda, che addirittura dice: quando vi togliete la mascherina mettetela al gomito, cioè uno prima ci tossisce dentro, magari c'è pure la mascherina se colto da un colpo di tosse e poi si mette la mascherina, vabbè, lasciamo perdere. Vabbè, diciamo che in Parlamento il presidente che tossisce e mette la mano, se non ricordo male, non è la procedura corretta per... Non è corretto, poi sicuramente l'avranno portato del gel, avrà pulito le mani prima di toccare tutto il resto, io non ho seguito i lavori, ma quantomeno avranno fatto così, o no? Non lo so. Sì. No, adesso mi devo... No, adesso Enrico... Enrico, no, dicevo, mi devo collegare con Pinuccia la Barile Viggiano, perché ha preparato, come nell'altra occasione, un excursus dal Medioevo ai giorni nostri, insomma, partendo da San Francesco d'Assisi e poi Gandhi, Pablo Neruda, Madre Teresa di Calcutta, Giacomo Leopardi e così via. E quindi se vorrai seguire, anche tu ci farà piacere. Nel frattempo, se ti viene in mente qualche altra cosa, se non intervenendo direttamente in studio, telefonando al 351-9319-265, puoi inviarci qualche messaggio, sicuramente WhatsApp. Ti ringrazio di questo contributo e a ben risentirci e a ben rivederci quando sarà possibile. Non so se la stessa persona, ma anche qui a Giovinazzo, che abbiamo avuto un evento del genere, con un'altra persona strepitosa che
presumo sia un'altra, che è un'esperta assoluta e che è un piccolo spettacolo. Quindi se qualche video, qualcosa o qualche girato può sì. interessarti, proprio per cercare di implicare, coinvolgere, scusa, non implicare, coinvolgere zone vicine, io sono sicuro che la cosa ti potrà far piacere. Quindi... Va bene, d'accordo. Grazie. Per quanto riguarda invece la dottoressa Silvana De Mari, abbiamo già l'appuntamento ad una prossima occasione, quindi avremo modo di fare un ulteriore approfondimento e non come ieri, perché purtroppo era presso l'ufficio postale, quindi la concentrazione non era delle migliori, più che altro per quanto riguarda l'audio, e approfondiremo anche la sua provocazione, la sua proposta, la sua idea, insomma, e poi... È un fiume in piena, ha tanto da raccontarci dei suoi scritti, insomma, è una risorsa per la nostra Italia. Grazie Enrico, buon pomeriggio, buona serata. Grazie. Ciao Enrico. Bene, e allora, come vi accennavo prima, è il caso di collegarci con Pinuccia Vigiano. Vediamo cosa ci propone, cosa ha in cantiere per noi oggi, ricordando che poi la replica di questo programma e quindi tutti i contenuti andrà in onda alle 21 e domani nella fascia oraria di prima programmazione, 12:30-13. Ascoltiamo Pinuccia Vigiano. Collegati con Pinuccia Vigiano, grazie del nuovo contributo che darai alle nostre telespettatrici, ai nostri telespettatori della Puglia, della Basilicata e della Calabria. Buon pomeriggio Pinuccia. Grazie Gino, ecco. Devo essere riconoscente per darmi questo spazio e far sentire, ecco, delle belle cose che possediamo noi nella nostra letteratura italiana. Ecco, a te la Basilicata è regione cara, Pinuccia, vero? Sì, certo, certo. Avremo modo di parlare anche di qualcosa di simpatico che ci ricorda la Basilicata in altri momenti. Allora, Pinuccia, un excursus dal Medioevo ai nostri giorni. Perché hai scelto questo e quali sono gli autori presi in considerazione prima di iniziare? Gli autori sono quelli di alto livello, cioè i più rappresentativi di quest'epoca, che va dal Medioevo fino ai giorni nostri. E se vuoi li enumero, ma li dirò man mano, ecco, che ne parlo. Da chi iniziamo? Come? Da chi iniziamo? Chi è il primo? Iniziamo da San Francesco, cioè epoca medievale, 1200, epoca 1200. Prego. San Francesco d'Assisi. Sì. Nella puntata odierna ripercorreremo piacevolmente, ricordandoli e analizzandoli, i più belli e significativi inni e componimenti poetici del nostro meraviglioso ed imponente patrimonio letterario italiano. Voglio iniziare con uno dei più antichi testi poetici, composto negli anni vicini al 1224 da San Francesco d'Assisi, noto con il titolo latino Laudes Creaturarum, ossia Cantico delle Creature, che ricorda nel suo ritmo quello dei cantici biblici medievali destinati alla lettura come un momento di preghiera. La lingua usata è il volgare umbro parlato da Francesco e in generale dal popolo per distinguerlo dal latino medievale parlato invece dagli uomini di scienza e di cultura. E recita così. Altissimo onnipotente buon signore, tue sole laude la gloria e l'onore tonne benedizione. A te solo altissimo se confano et nullo omo e ne digno tementovare.
Laudato siemi, Signore, con tutte le tue creature, specialmente Messer lo frate Sole, lo quale giorno ed allumini noi per lui. Etello e bello, e radiante con grande splendore, da te altissimo porta significazione. Laudato sii, mi Signore, per sora luna e le stelle, in cielo le hai formate clarite et preziose et belle. Laudato sii, mi Signore, per frate vento, et per aere et nubilo et sereno et ogni tempo, per lo quale alle tue creature dai sustentamento. Laudato sii, mi Signore, per sor'acqua, la quale è molto utile ed umile ed preziosa ed casta. Laudato sii, mi Signore, per frate fuoco, per lo quale enallumini la notte, etello e bello, et iucundo, et robustoso et forte. Laudato sii, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi frutti con coloriti fiori et erba. Laudato sii, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore, et sostengo infirmitate et tribolazione. Beati quelli che il sosterranno in pace, che da te, Altissimo, sirano incoronati. Beati, laudato sii, mi Signore, per sora nostra morte corporale, della quale nullo uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali. Beati quelli che troveranno nelle tue santissime volontà, che la morte seconda non farà male. Laudate e benedicete mio Signore, e ringraziate e serviateli con grande umilitate. Ecco la versione italiana. Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sono le lodi, la gloria, l'onore e ogni benedizione. Solo a te, Altissimo, si addicono e nessun uomo è degno di menzionarti. Sii lodato, mio Signore, con tutte le tue creature, specialmente Messer Fratello Sole, che è giorno e attraverso il quale ci illumini. Ed esso è bello, raggiante e con grande splendore. Esso simboleggia te, Altissimo. Sii lodato, mio Signore. Per sorella luna e le stelle, le hai creato in cielo chiare, preziose e belle. Sii lodato, mio Signore, per fratello vento e per l'aria serena e nuvolosa e ogni tempa, grazie al quale dai il nutrimento alle tue creature. Sii lodato, mio Signore, per sorella acqua, la quale è molto umile, utile, preziosa, preziosa e bella. Sii lodato, mio Signore, per fratello fuoco, grazie al quale illumini la notte, ed esso è bello, è gioioso, vigoroso e forte. Sii lodato, mio Signore, per nostra sorella madre terra, che ci sostiene e nutre, e produce diversi frutti con fiori colorati ed erba. Sii lodato, mio Signore, per quelli che perdonano per il tuo amore e sopportano malattie e tribolazioni. Beati quelli che sopporteranno questo in pace, poiché saranno incoronati da te, Altissimo. Sii lodato, mio Signore, per nostra sorella la morte del corpo, dalla quale nessun uomo mortale può sfuggire. Guai a quelli che moriranno in peccato mortale. Beati quelli che essa troverà nella tua santissima volontà, perché la seconda morte non farà loro male. Lodate e benedite il mio Signore,
e ringraziatelo e servitelo con grande umiltà. Passando al secondo personaggio, si tratta del grande Gandhi Mohandas Karamchand, soprannominato il Mahatma, che significa la grande anima. Vissuto nella seconda metà del 1800 e la prima metà del 1900, è l'eroe nazionale dell'India e l'apostolo della libertà e dell'indipendenza di quel paese. Studiò a Londra, laureandosi in legge, partecipò alle lotte per liberare l'India dall'impero britannico, fu grande per il metodo nuovo che applicò, e cioè il metodo della non violenza, cioè la resistenza passiva. E i frequenti scioperi della fame che si alternarono alle carcerazioni fino a quando gli inglesi cedettero e fu proclamata l'indipendenza dell'India. Se non che il 30 gennaio 1948 venne assassinato da un fanatico indù. Fu cremato e le sue ceneri sparse nel fiume Gange che attraversa l'India. La sua poesia si chiama Un dono. Mahatma Gandhi. Prendi un sorriso e regalalo a chi non l'ha mai avuto. Prendi un raggio di sole, fallo volare laddove regna la notte. Scopri la sorgente, fa bagnare chi vive nel fango. Prendi una lacrima, posala sul volto di chi non ha mai pianto. Prendi il coraggio e mettilo nell'animo di chi non sa lottare. Scopri la vita, raccontala a chi non sa capirla. Prendi la speranza e vivi nella sua luce. Prendi la bontà e donala a chi non sa donare. Scopri l'amore e fallo conoscere al mondo. Terzo personaggio, Pablo Neruda, che nacque in Cile nel 1904. La sua attività poetica, iniziato quando aveva appena 17 anni, si focalizzò sulla condizione intollerabile dei poveri e dei disperati nei paesi dell'America Latina, sfruttati e in balia dell'imperialismo nordamericano. Fu insignito del premio Nobel nel 1971. Vide l'ascesa delle forze popolari e la tragedia che ne seguì con la caduta del capo socialista Allende, in seguito ad un golpe fascista avvenuto a Santiago del Cile, mentre il poeta, gravemente ammalato, moriva a Santiago nel 1973. La poesia bella e stimolante si chiama Ode alla vita. Lentamente muore chi diventa schiavo dell'abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi. Chi non cambia la marcia, chi non rischia e cambia colore dei vestiti, chi non parla a chi non conosce. Muore lentamente chi evita una passione, chi preferisce il nero su bianco e i puntini sulle i piuttosto che un insieme di emozioni, proprio quelle che fanno brillare gli occhi, quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso, quello che fanno battere il cuore davanti all'orrore e ai sentimenti. Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul lavoro, chi non rischia la certezza per l'incertezza, per il sogno.
chi non si permette almeno una volta nella vita di fuggire ai consigli di sensati. Lentamente muore chi non viaggia, chi non legge, chi non ascolta musica, chi non trova grazia in se stesso. Muore lentamente chi distrugge l'onor proprio, chi non si lascia aiutare, chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna o della pioggia incessante. Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti che non conosce, chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce. Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare. Soltanto l'ardente pazienza punterà al raggiungimento di una splendida felicità. Ode alla vita di Pablo Neruda. Quarto personaggio, sono albanese di sangue e indiana di cittadinanza. Per la mia vocazione appartengo al mondo. Si definiva così Madre Teresa di Calcutta. La sua missione di vita è stata quella di servire i più poveri tra i poveri. Nacque il 26 agosto 1910 a Skopje, in Albania. Prese i voti perpetui nel 1937 e fondò le comunità religiose delle missionarie della carità in tutti i paesi comunisti. Nel 1979 fu insignita del premio Nobel per la pace, del premio Nobel per la pace. Nel 1997, l'anno in cui morì, le sue suore erano presenti in 123 paesi del mondo. Il Papa Giovanni Paolo II permise l'apertura della causa di canonizzazione sulle sue virtù eroiche e su quelli che si possono definire miracoli. E lei scriveva questa poesia leggera, Il giorno più bello. Il giorno più bello, oggi. L'ostacolo più grande, la paura. La cosa più facile? Sbagliarsi. L'errore più grande? Rinunciare. La radice di tutti i mali? L'egoismo. La distrazione migliore? Il lavoro. La sconfitta peggiore? Lo scoraggiamento. I migliori professionisti? I bambini. Il primo bisogno? Comunicare. La felicità più grande? Essere utili agli altri. Il mistero più grande? La morte. Il difetto peggiore? Il malumore. La persona più pericolosa? Quella che mente. Il sentimento più brutto? Il rancore. Il regalo più bello? Il perdono. Quello indispensabile, la famiglia. La rotta migliore, la via giusta. La sensazione più piacevole, la pace interiore. L'accoglienza il migliore, il sorriso. La migliore medicina, l'ottimismo. La soddisfazione più grande, il dovere compiuto. La forza più grande, la fede. Le persone più necessarie, i sacerdoti. La cosa più bella del mondo, l'amore. Anche nelle poesie leggere, Madre Teresa di Calcutta era di una profondità incredibile. L'altra si chiama L'uomo è irragionevole. L'uomo è irragionevole, illogico, egocentrico. Non importa, amalo. Se fai il bene,
ti attribuiranno secondi fini egoistici. Non importa, fallo pure. Se realizzi i tuoi obiettivi, troverai falsi amici e veri nemici. Non importa, realizzali. Il bene che fai verrà domani dimenticato. Non importa, fai il bene. L'onestà e la sincerità ti rendono vulnerabile, non importa, sii franco e onesto. Dà al mondo il meglio di te e ti prenderanno a calci. Non importa, dai il meglio di te. E veniamo più vicino a noi, ai nostri giorni, Giacomo Leopardi. Giacomo Leopardi nacque a Recanati, sulla Riviera Marchigiana, nel 1798 e morì a Napoli nel 1837. Fu poeta lirico italiano di elevatissima ispirazione. Nei suoi poemi moderni espresse tutta l'amarezza di una vita infelice, minata dal male, tormentata dall'incomprensione. Precocissimo si dette allo studio del greco antico e dell'ebraico per approdare anche al latino. Verso i 18 anni entrò in una crisi profonda passando dalle idee naturalistiche ad un romanticismo pervaso dal desiderio di valori come il significato della vita e della morte, sfociati poi in un cupo pessimismo. Da questa complessa situazione interiore nacque la sua prima poesia, ricca di amare meditazioni, seppure con una grande forza espressiva come l'infinito. L'infinito di Giacomo Leopardi. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando. E mi sovvien l'eterno, e le morte stagioni, e la presente viva e il suon di lei. Così, tra questa immensità, si annega il pensier mio, e il naufragar me dolce in questo mare. Questa invece è una delle ultime notizie più attuali che io vi possa dare, poiché ammonta qualche giorno fa ed è stata riportata recentemente dal Messaggero. Nella città di Oviedo, in Spagna, circa un mese fa, era il 16 aprile 2020, è morto per il Covid-19 lo scrittore cileno Luis Sepúlveda. A Sepúlveda, poeta, scrittore, scenografo, a fine febbraio scorso gli viene diagnosticato il coronavirus, contro il quale egli, ricoverato, quasi settantenne, lotta disperatamente per oltre un mese e mezzo. Vi do qualche nota biografica. Sepúlveda è cresciuto in un quartiere proletario di Santiago del Cile. A 13 anni sogna di diventare calciatore, ma ben presto comincia a cambiare direzione, andando verso la poesia. Arrestato nel 1973 per questioni politiche, viene liberato, poi nuovamente arrestato e mandato in esilio. Nel frattempo scrive bellissimi bestseller perché crede nella potenza della parola e nel giornalismo.
nei suoi libri ripercorre 40 anni di vicende pubbliche e private, viaggi, esilio, incontri con amici e con maestri come Gabriel García Márquez e Pablo Neruda. Autore anche di favole, tra cui la più famosa Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare. Concludo così la mia odierna rassegna con un atto di vero addio rivolto a questo scrittore combattente che credeva nel potere dei sogni e che amava le favole e la poesia. Morto per coronavirus il 16 aprile 2020. A questa rassegna io voglio chiudere con una piccola frase pronunciata anche da Gandhi, questo grand'uomo dell'India, il quale dice: rivolto ad ognuno di noi personalmente, sii tu il cambiamento che vorresti vedere nel mondo. Grazie, arrivederci. Bene, ringraziamo quindi per questo contributo, il secondo che regala a tutti noi l'insegnante Pinuccia Labarile Vigiano. È in pensione, certo, però, come abbiamo visto, non perde la sua passione per la cultura, per quello che ha caratterizzato buona parte della sua vita e quindi la sua professione, e ci fa piacere che abbia questo stimolo di voler condividere con tutti noi queste sue riflessioni, questi suoi lavori. È una cosa positiva, e quindi ci ripromettiamo, sempre se sarà disponibile, ma sicuramente lo sarà, ce lo ha già detto dietro le quinte, a collegarci nuovamente per un terzo appuntamento. Vi ricordo il 351-9319-265, non sono io, non vi preoccupate, non sono io che mi sto schiarendo la gola. Pronto? Che stai bevendo, il caffè, caro Claudio? No, nessun caffè, già preso. E questo gorgheggio che si sentiva sottofondo, cos'era? Ti stavi schiarendo l'ugola? Abbassamento di voce. Ah, abbassamento di voce. I nostri artisti sono pronti? Gli artisti sono addirittura d'arrivo. Posso solo anticipare che il prossimo che avremo modo di ascoltare ha anche vinto il Festival di Sanremo, partecipando più volte. Da giovanissimo, tra l'altro, ha vinto il Festival di Sanremo. E tra l'altro una delle sue canzoni ha ispirato anche un film dove lui ha anche partecipato, e non posso dire nient'altro su quest'artista. Lasciamo fantasticare i nostri telespettatori, vediamo un po' se riescono a capire di chi possa trattare. Sicuramente, sicuramente. Che vai di fretta? Oh, assolutamente. Ah, calma, assolutamente. Non c'è fretta. E sono appena le 16 e... Che ora? 16:38. Sono quasi 39. Le 16:39. Fino alle 18 sì. Abbiamo tempo, poi alle 19 ci collegheremo in diretta con la cattedrale di Acquaviva delle Fonti, perché oggi si festeggia Santa Rita, quindi auguri a chi? Auguri anche a tutte le Giulie. A tutti coloro i quali festeggiano e quindi portano il nome di Giulia, Rita, Giulia, ecco. Ma oggi c'è un compleanno no, di personaggio di Telemaic. È vero? Chi è? Certo. Chi è? È una persona che... Col baffo? Diciamo, forse è il baffo? No, un personaggio a cui piace cucinare. Ah, e adesso lo chiamiamo, il baffettino. Chiamiamo, vediamo. Ma non risponde, se è il suo compleanno non risponde, sicuramente non risponderà, sì. Starà festeggiando. Magari poi è l'ora della corsetta, perché c'è l'ora della corsetta. Vedi, non risponde, no. Non risponde. Proprio oggi che è il giorno del suo compleanno non risponde. Pronto? Pronto?
Che succede? Auguri, Nicole, che è successo? Grazie, stavo dormendo. Come stavi dormendo? E chi dorme non piglia pesci? E tu? E io sono stanco oggi, sto dormendo, mi sono svegliato presto stamattina. È vero che stai dormendo, ma stai fingendo, stai facendo l'attore. Stavo dormendo. Ma come dormendo? Il giorno del tuo compleanno non devi chiudere gli occhi, oggi si fa festa grande a casa Gravina e tu dormi, non ci crediamo che stai dormendo. Stasera si fa festa grande. Da Super Mario, dallo chef, dal super chef al super dormiglione. E va bene, e ci dispiace averti disturbato adesso, tu lo fai apposta così non ci prenotiamo per i festeggiamenti, ci fai sentire in difficoltà adesso. Eh sì, perché stamattina sono andato un'altra TV. Sì, ma mi raccomando, pure il nome devi dire. Non l'ho detto. Non l'ho che detto, tu sei capace di tutto con quel baffettino là. Non l'ho detto il nome. Beh, allora, questi 60 anni come li festeggi, Nicola? 67. Ah, 67? Li porti bene, li porti bene, specie all'oscuro, sì. Non si vede niente, li porti bene, solo il baffo si vede. Dove vai? Non ci far vedere la tua intimità. Finalmente. Ma veramente, allora, ambasciatore non porta pena. Non è colpa mia, è stato quel fruscolone di Claudio a dire chiamiamolo. Ah, lui è stato. Sì, e sì. Te la devi prendere con lui, è lui che ha detto chiamiamo Nicola. Eh sì, quello è Monello. È Monello. Infatti adesso Nicola, non parla. Nicola, manda il caffè. Manda il caffè, mo che mi svegli te lo mando, mo che mi alzo te lo mando. Per me è una granita caffè con panna, grazie. Sì, a posto, va bene. Ma stai scrivendo? Scusami, sì. Lorenzo? Che prende Lorenzo? Un gelato, che gusto? Cioccolata e panna per Lorenzo. Angela? Angela economica. Un caffè. E non lo so che cosa significa. Cioè, sarà un gusto economico. In questo periodo ci sarà sicuramente il gusto economico. Ci vuole un gusto economico. Ci vuole, hai visto? E noi siamo all'avanguardia. Ci siamo già organizzati con il gusto economico. Beh Nicola, che cosa ti devo dire? Io ti ringrazio del pensiero. Ma tu sei andato a pesca. È un ringraziamento di quelli, sembrano forzati. Meno male che il baffettino ride sempre, siamo contenti. Sì. Ma dici Nicola, sei andato a pesca stamattina? No, non sono andato a pesca, mi sono svegliato presto stamattina. Perché? Sei caduto dal letto? Alle 5. Sei caduto dal letto? No, ho preparato la focaccia questa sera. La focaccia? E quindi la tradizione di preparare la focaccia all'alba? All'alba, sì, all'alba. Quale? La focaccia barese? La focaccia barese, brava. E come l'hai preparata? Semplice. Lievito, poco lievito, acqua e farina. Ah, proprio semplice. Solo con un po' di lievito. Per evitare un po' di più l'orario, per non sentire nello stomaco la sera quando la mangio, capito? Fare il lievito di più, per lievitare di più. Hai ricevuto qualche regalo? No, non me ne fanno più regali, perché diciamo che i regali non me ne fanno più perché non sanno cosa regalare. Ti hanno già regalato tutto? Tutto. Ho capito. Beh, ci saluti la tua signora? No, ma che non sono da quell'altra parte. Tu ci devi spiegare come mai le signore, le donne lavorano di più e dormono poco e tu, gli uomini, dormono di più. Com'è questo fatto? Ma di solito non dormi la mattina pomeriggio. Sì, è la prima volta che dormi pomeriggio, ma guardi un po', è proprio oggi che è il tuo compleanno. Ci crediamo proprio, sì. Di nuovo auguri per i tuoi 60 anni, Nicola. Vabbè, un po' lo sconto, a parte che dobbiamo togliere un anno per il coronavirus, quindi sono 66. Quello del coronavirus è un anno cancellato, non esiste il 2020. Ricordiamo lunedì la lasagna a frutti di mare con fave di novelle. E però un giorno prepareremo pure una focaccia, eh?
Pure un giorno facciamo la focaccia, va. Va bene, beh, torna a dormire, fai con comodo. Grazie, E grazie. quando dormi, Ciao, ciao. spegni il telefono per piacere. Sì, va bene, Ricordatelo la prossima volta. Buon va riposo, bene. ciao. Buon Ciao, ciao, compleanno, ciao. ciao. Ma guarda un po', Claudio, che cosa ci hai fatto combinare oggi? Ci hai fatto svegliare Nicola. E magari lunedì farà una ricetta tutta nervosa, sarà la ricetta dello chef di lunedì. E allora dicevamo Che dicevamo? Che ne so? che gli Che dicevo? artisti, a breve ci sarà un artista, Sì. e quindi sarà contenta anche la nostra amica che ci segue. Spesso ci ha inviato diverse fotografie, Anna, perché se fa riferimento a Sanremo sicuramente sarà nel suo book fotografico. E poi Non mi quindi, perché sembra di averlo visto, ci comunque. sono le altre foto che ci ha inviato e di cui parleremo nei prossimi giorni. Va No. bene, e quindi per quanto Questo riguarda artista le news, sì. lo sentiremo nei prossimi giorni. È un personaggio che conoscono tutti, dai più navigati ai più giovani, dai. E per quanto riguarda le news? Le news, purtroppo, per quanto riguarda il coronavirus, la Regione Puglia ha segnalato 13 nuovi casi nella provincia di Bari, che non è una buona cosa, sono aumentati rispetto a ieri. E però pare che siano dovuti anche a dei casi vecchi presi in considerazione adesso? No, qui parla No? di nuovi casi, poi Ah, bisogna vedere. boh. Poi c'è anche un decesso in provincia di Bari. E qualcuno ci chiedeva di indicare anche i paesi, però purtroppo non c'è possibile, anche perché non ci sono stati forniti questi dettagli. E ci dobbiamo limitare a quello che la Regione Puglia ci invia. E questi sono i dati. Diciamo, purtroppo la provincia di Bari in Puglia è quella che sta avendo più contagi in questo periodo. Diciamo che la media è di una decina al giorno più o meno, da qualche giorno a questa parte, dai primi di maggio. Quindi è una media che forse possiamo dire non del tutto negativa, perché purtroppo il coronavirus dobbiamo ancora averlo in casa per un po' di tempo. Poi col fatto che la gente è tornata per strada, le possibilità di contagio sono aumentate, però diciamo che non possiamo lamentarci, va. Quindi una media di 10 casi al giorno. Diciamo dai primi di maggio la media è quella. Se andiamo a fare una media, sì, siamo intorno ai 10 casi. Va bene, quindi bisogna sempre essere prudenti, evitare gli assembramenti, ci mancherebbe, è Se andiamo a vietato. considerare quello che è successo in Molise, addirittura il Molise era la regione meno colpita, poi a causa di un funerale è diventata una delle più a rischio. Questo sta a dimostrare che basta poco per contagiarsi se non si è prudenti, non si Eh tiene la sì, a un distanza. funerale 74 persone, che poi il limite, noi sappiamo qual era il limite imposto, non so come abbiano fatto a poter celebrare un funerale con 74 persone. 74 persone infettate, eh? Ora bisogna vedere il totale delle persone che ci hanno partecipato. Mannaggia, purtroppo questi sono i fatti che Bisogna succedono. seguire le regole, bisogna attenersi a quelle che sono le regole e sperare. Se poi noi stessi, come si vede ultimamente dalle ultime foto che possiamo reperire da Facebook, anche Bari città, dove i giovani continuano a fare assembramenti, non temono questa minaccia del coronavirus, oppure ritengono che non sia ormai più una minaccia, che ne so. Però purtroppo bisogna stare attenti e più di questo cosa dobbiamo fare? Quindi 13 nella provincia di Bari, 0 nella Sì. provincia Bat, 7 in quella di Brindisi, 3 quella di Foggia, 2 nella provincia di Lecce e 2 nella provincia di Taranto. Sì. Sono stati registrati 4 decessi, 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Bat, 2 in provincia di Brindisi. Dall'inizio dell'emergenza, dice Michele Emiliano, sono stati effettuati 99.702 test.
e sono 2.120 i pazienti guariti, 1.838 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.440, così divisi: 1.461 nella provincia di Bari, 382 nella provincia di Bat, 644 nella provincia di Brindisi, 1.135 nella provincia di Foggia, 511 nella provincia di Lecce, 278 nella provincia di Taranto, due attribuiti a residenti fuori regione, uno per il quale è in corso l'attribuzione della relativa provincia. Il professor Pierluigi Lopalco, dirigente del Coordinamento regionale per le emergenze epidemiologiche, comunica che se i casi dei 27 registrati oggi dal bollettino epidemiologico sono riferiti a procedure di riallineamento degli archivi e sono dunque risalenti a casi diagnosticati nei mesi precedenti e riferiti a focolai già sotto controllo. I restanti 21 sono da distribuire negli ultimi 10 giorni. In particolare, 12 sono stati diagnosticati in data di ieri e 3 in data di oggi. Quindi siamo prudenti. Ci aggiorniamo allora, aspettiamo. No, c'è un'altra notizia che volevo segnalare, sì? Sempre di oggi, riguardo le visite ed esami sospesi all'ASL, sì? Che si sta riorganizzando il piano. Ovviamente c'è un articolo, i nostri telespettatori se vogliono lo possono leggere. Qualcuno ci ha scritto chiedendoci, ma io che ho prenotato, come faccio? Purtroppo in questo periodo c'è l'emergenza. Come devono fare? E quindi, viste gli esami sospesi, parte il piano di riorganizzazione dell'ASL, i servizi CUP garantiti per via telefonica e telematica, attivato anche il pagamento del ticket in tabaccai, ricevitorie e supermercati. Va bene. Non è una bella notizia, però purtroppo in questo periodo è così. Naturalmente per quanto riguarda il Covid si sono sospese alcune attività e quindi adesso bisogna recuperare il tempo perduto, ci vorrà un po' di tempo per ritornare alla normalità, anche se la normalità, a proposito di liste d'attesa, diventa proprio un miraggio, diventa proprio fantasia se non si metteranno i soldini a disposizione per aumentare la produttività. Basta mettere i soldini in più e si fanno più esami. Era un problema prima, figuriamoci adesso. Appunto, basta spendere di più, più medici, più infermieri, più apparecchiature in funzione anziché essere ferme nel pomeriggio, la sera, la notte, e certo, pure la notte. E in Cina hanno fatto vedere che si lavora anche di notte. Loro lì le mascherine le fanno di notte. Noi dormiamo e loro fanno le mascherine. Noi dormiamo e loro fanno i cellulari. Noi dormiamo e loro ci fregano. Sì, perché non solo ci mandano il virus e poi ci fanno fare la pubblicità sulle reti nostre nazionali, pagandole, sulle reti nostre nazionali, che prendono i soldini, gli piacciono i soldini cinesi, non so se è chiaro. Noi prendiamo il virus, loro prendono i soldini e pubblicizzano i nuovi cellulari. Quindi noi andando a comprare i nuovi cellulari rafforziamo coloro i quali ci hanno mandato il virus. Quindi questa è la globalizzazione, no, questa è una fregatura. E quindi sta la politica, non quella della seta, per meglio dire, aprirci gli occhi ed essere consapevoli consumatori. Quindi non vi dico cosa dovete fare perché ognuno è libero di fare quel che vuole, ma facciamo attenzione perché ogni centesimo speso al momento giusto e verso le aziende e chi presta l'opera e il servizio giusti portano beneficio a noi anche in termini di salute, perché la sanità si fa coi soldini. Se noi i soldini li mandiamo all'esterno è naturale che gli altri si avvantaggeranno di questi soldini e noi avremo la fregatura. Cioè ci teniamo il coronavirus perché quello arriva, non se lo tengono, e non abbiamo quell'economia che noi mandiamo fuori, perché i soldini vanno fuori, vanno, non c'è la chiusura delle frontiere, i soldini vanno, vanno fuori, e come se vanno. Va bene Claudio, grazie. Va bene, ci aggiorniamo. Mi raccomando, non cambiare canale. No, no, è sempre sul computer.
Come sempre col computer? E tramite Acquaiva Live. Ah, stiamo andando in diretta? Stiamo andando in diretta. E noi tutti i giorni Acquaiva Live e con Liberamente Parliamone. Grazie Claudio, sei un bravo ragazzo, grazie. Grazie per il ragazzo. E certo, sei giovane Nicola Gravina, 67 anni, figuriamoci tu. Tu sei un giovincello. Buon proseguimento di serata. Ciao. Saluto a tutti. Grazie, ciao. Mi dispiace veramente aver fatto svegliare Nicola, mannaggia. Ah. Però si è andato a letto alle 2, un paio d'ore di sonno li avrà già fatte. Vediamo un po', sì, 16:41, sarà già entrata, che ne so io adesso, sarà già entrata. Eravamo collegati con Picciano, ma saranno entrati adesso. Perché a Picciano? Perché oggi, come vi avevamo accennato ieri, pronto? Buonasera. Anna, ti posso chiamare con l'altra linea, Anna? Ti chiamo con l'altra linea. Chiedo scusa un attimo, dobbiamo collegarci. È sempre Nicola Gravina mi scatta, mannaggia. Ma Nicola si arrabbia, sono già 3 volte che parte lo squillo. Scusami Nicola, è il boicottaggio del tablet. Dobbiamo metterci in contatto con Picciano. Vediamo un po' se riusciamo. Non mi risponde più adesso, mannaggia, la tecnologia. Anna, pronto? Anna, riattiva la telecamera, Anna. Anna, pronto Anna? Anna, non c'è campo, Anna? Campo? Pronto Anna, ti sento a sprazzi. Benissimo, dicevo. Anna? Sì, sono qua. Prego, sei in onda. Allora, siamo in onda, vogliamo salutare, ecco qui siamo a Picciano, prego, Don Raimondo. Che diciamo è il priore del santuario di Picciano, eccolo qui, è con noi, sì, il monastero, ecco, se vuole salutare. Salutiamo tutti gli spettatori, siamo qui ora per accogliere questo dono che i santiamo alla Madonna. Non tutti possono essere presenti per ovvi motivi, ormai sappiamo tutti in che condizioni veniamo a trovarci, però loro in rappresentanza di tutti questi altri vengono a presentare alla Madonna che cosa? A rivestirla di una loro presenza. Ma che cosa è rivestito? Don Raimondo, vogliamo descriverlo questo manto e chi è stato l'artefice? Ecco, ci avviciniamo a questa icona, la nostra bellissima Madonna di Picciano, molto miracolosa, vero? Questo lo sapete più voi perché quando sono stata a Sant'Eramo io ho portato altre testimonianze di quelle che ho verificato qui. A Sant'Eramo invece mi hanno informato di quanta gente avverte di essere stata miracolata dalla Madonna. Dalla Madonna di Picciano, sì, un culto atavico. Sì, dalla Madonna di Picciano e voi avete anche
una chiesetta, una bella chiesetta, dedicata. Che di Sant'Eramo, è lui, diciamo, un po' l'artefice, vero? Sì, che è colui che anima e si dà da fare, come è stato colui che ha cercato di promuovere l'itinerario, il cammino che si è fatto due o tre anni fa a Sant'Eramo per una settimana. Gino, mi senti? Sì, sì, solo che adesso guardavamo le immagini mentre vestono la Madonna, ho capito bene, del nuovo mantello? Sì, 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 ecco. Vede, sì. Questo è il mantello. Piano perché purtroppo... Riuscite a vedervi? Sì. Piano piano perché le immagini con il cellulare, quindi naturalmente siamo collegati attraverso cellulare, non mezzi broadcast. Tecnologici. E quindi... Quindi abbiamo Paolo Fumarulo che ha realizzato, di uno stilista molto bravo, il manto, ce lo fai vedere aperto prima? Ecco qui, sì. Il manto, c'è l'onorevole Angiolesi, Sant'Eramo che sono vissuto è questo? Questo è un accesso, un vaso. E invece Marcello si è occupato della relazione delle stelle. Sono 98 stelle, una diversa dall'altra, in argento. Si vedono? Sì. Sono molto molto belle. Ok. Tutte lavorate. Momento molto emozionante, vero Marcello? Sei emozionato? Sì. Queste emozioni, e bisogna leggerle sui volti e nella vita di quando i Sant'Ermani vengono o qui o anche a Sant'Eramo stesso, vengono a raccontarti la loro esperienza o le esperienze addirittura che hanno fatto i loro padri, i nonni, quando, i nonni, i padri, i nonni. Ce ne vuole raccontare una, Don Raimondo, intanto che adesso... Intanto ci concentriamo, ecco, sì, Gino, sì. Ti do le immagini, ecco, sì, è un sì, momento sì. Molto... Inquadra meglio. Possiamo... Più al centro l'immagine, Anna? Sì? Sì, adesso... Ci siamo? Sì, così va bene, sì. Bene. Adesso la corona. Don Raimondo, questa corona a che epoca risale? Non lo sa, Don Raimondo? No. Non è che non adesso lo so io. Scusa, puoi leggere all'interno che cosa c'è scritto? Un attimo. L'altra c'è scritto. Ah, l'altra 1600. Sì, è quell'altra. Dobbiamo dimmi, mettere. Dobbiamo mettere. No, non è 1644. Questa. 1644. Ma non è questa. Adesso è andata già questa invece è stata è più recente, di argento, Marcello, di argento? Sì, di argento. La lucidata Marcello. Si vede Gino? Sì. Ecco, arriva l'altra corona, mi dicono? Sì, sì, sì. E questa è la più antica. Bellissima. Questa è quella del 1600. Sta inciso dentro, la fattura di Salerno. Molto bello. Si vede Gino? Sì, sì. Restaurata da uno di Palermo. Perché l'avete sostituita, Don Raimondo? Perché avete sostituita con l'altra? Perché ogni tanto c'è bisogno. Quindi la cambiate, non mettete un po' una, un po' l'altra. Bellissime, tutte e due. Che pietre sono queste, Marcello? Allora, ci sta, sono dei sacri e rubini.
Smerali Rubini. Sapete? Il mantello è perfetto, il colore è quello giusto, vero Don Raimondo? Sì. È vero sorella? È andata alla ricerca del colore Paolo. Però si è impegnato molto. Il colore della Madonna. Ecco gli ultimi momenti. Bellissima questa corona, veramente. Ma soprattutto il documento a livello storico, che poi che cosa c'è stato? Io non riesco a spiegarmi come ha retto dopo tanti anni, forse perché era ridotta in frammenti e allora non è stata presa in considerazione e è rimasta abbandonata. Perché in pratica, oltre 50 anni fa, quando noi siamo venuti qui, non abbiamo trovato nulla. Era tutto ormai abbandonato, ormai lasciato da, a se stesso. Sì, da un secolo e mezzo quasi. Sembra nuova questa corona. E perché sta bene? Guardiamo. Più al centro, grazie. Ecco Gino. Va indietro. Stiamo sistemando la corona, intanto vi faccio vedere. Piano. Piano. C'è un gruppetto. C'è il dietro, qui c'è il dietro. Ah, c'è no, e allora no, e allora. No, no, cioè così dovrebbe, così è giusto. Vado bene, Gino? Piano, sì. Bene, ritorniamo di là perché qui c'è meno campo da questa parte. Eccomi, c'è la posizione, però. L'asta che sta dentro, che c'è da vedere di sistemare. Sindaco, allora, sì. Sono momenti importanti. È molto questi. Emozionante perché diciamo, la Madonna di Picciano rappresenta per tutti noi, San Fermanio, un luogo di devozione importante, un luogo di devozione in cui abbiamo passato molte domeniche di maggio della nostra infanzia, perché io ricordo con mia nonna, mia zia, i miei genitori, tutta la famiglia, qua facciamo il nostro picnic, come sempre dite. A maggio. Ed ecco qui tutto lo splendore. Più a sinistra. Sì. Un po' più su, poi non appena finisce questo periodo faccio un bel corso. Certo. Possiamo fare un applauso? Ferma così, benissimo. Dimmi Gino. Perfetta, bellissima immagine. Bellissimo. Don Raimondo è contento? Contento soprattutto per la presenza di tutti i santermani qui e che non vengono a nome proprio, penso, ma che rappresentano tutto Sant'Eramo, che in continuazione, poco fa, ho preso una email in cui una persona che me l'ha precisato ora, perché sono intervenute diverse email tra l'una e l'altra, tra questa che voleva venire, e io gli ho precisato, guarda che c'è un confine, bisogna stare attenti, bisogna anche rispettare queste norme e queste leggi, ma dice ma io mi trovo proprio al confine, perciò vedrò, non mi ha detto vengo, però dice è al confine, ora vedrà se fare i passi, sì. Però è zona di Sant'Eramo al confine con la zona di Matera. Sì, siamo veramente. I Sant'Ermani avvertono questa difficoltà di trovarsi al confine, però al di là della speriamo di poter superare questi limiti umani e la Madonna ci può dare verso l'alto. E a proposito dei confini, l'onorevole Angiola che si è, come dire, speso, ecco, forse se lo tiene. Sì, vorrei salutare tutti i cittadini murgiani e in particolare i cittadini di Sant'Eramo
Siamo qui oggi a Picciano, c'è il primo e vi si è formata la religiosità, la cultura di tutti i cittadini murgiani, perché nel mondo parlava anche di tantissimi gravinesi, altamorani, anche quelli che dicevano che c'è una cultura di una popolazione. È veramente una bellissima esperienza. Purtroppo abbiamo problemi di linea. Quella che stiamo vivendo qui, una bellissima esperienza, e una bellissima che si perdono, è veramente una storia più che millenaria. Con testimonianze che risalgono al Medioevo, ai tempi di Federico II di Svevia. Quindi niente, qua si è costruita la cultura, la storia di un'intera popolazione, quindi è veramente molto emozionante essere qui oggi. Possiamo terminare con una preghiera per il Mare, che la Madonna benedica noi, Signore Gesù. Un giorno vedesti tua madre sconcertata quando ti tolsero quella tunica che non aveva alcuna cucitura, era tutta intera. Oggi un popolo mostra la sua devozione, la sua fede, venendo a ricoprire tua madre con un manto celestiale. Accogli la loro fede, guarda il loro amore nei tuoi confronti, esaudisci le loro suppliche e le loro preghiere. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Questa benedizione portatela a tutta Sant'Eramo. Grazie, grazie. Prego, grazie. A esprimere, diciamo, a nome di tutta la nostra comunità cittadina, ovviamente, la gratitudine a questi artisti, insomma, che in questo caso non è semplicemente una capacità di trovare il tessuto giusto, ma ci vuole un'arte che secondo me poi, unita, mettete, da credente, devo dirlo, è unita alla fede, è unita alla devozione, in particolare nel mese di maggio alla Madonna, in particolare alla Madonna di Ciano, crea sicuramente una circostanza allo stesso tempo suggestiva, misteriosa e soprattutto profonda. E ritrovarsi, insomma, inaspettatamente, io non sapevo, quando Mimmo Zullo mi ha trascinato in questa cosa, non sapevo esattamente come si sarebbe svolta, ma ero già soltanto felice effettivamente di venire alla Madonna di Picciano, che ci mancava, lo dicevo prima, a Nino Cana, da 10 anni, da poco meno di un anno, e però appunto appartiene alla devozione, alla fede di tutta la mia famiglia e delle domeniche di maggio che abbiamo vissuto qui sempre, ogni anno, quindi un apprezzamento davvero a chi, diciamo, agli artisti, alle persone devote e tutte le persone che sono presenti, grazie anche a Nunzio per essere qui presente, grazie a Anna per aver dato anche un richiamo rispetto a questo e a Gino che ci sta seguendo da persona. Quindi naturalmente grazie a chi ci ospita oggi. E quindi a chi vive questa con l'augurio di poter riprendere assolutamente questo cammino. È l'auspicio tranquillo. Grazie. Gino, sì. Allora possiamo salutarci e magari poi verremo in un altro momento quando si apriranno i confini e saremo tutti liberi e verremo qui a fare un bel servizio. Ecco, volevo approfittare di questo. Ecco, abbiamo Don Raimondo ci ha dato la benedizione a tutti quanti. Ecco, questo
nuovo inizio per la statua della Madonna. Ecco, io vorrei che fosse, tutti quanti, sono sicuro che vogliamo che fosse un nuovo inizio per tutti quanti, dopo questo periodo di confinamento, di lockdown, questo periodo che ci ha visti tutti quanti quasi reclusi nelle nostre abitazioni, un nuovo inizio. Quindi oggi parte qui da Picciano un messaggio di speranza, è vero, Padre Raimondo, certo. Dobbiamo rimetterci in piedi, dobbiamo rimetterci in cammino, ci aspettano delle settimane difficili, se non dei mesi difficili, ma con l'aiuto della Madonna, ecco, ce la faremo a rimetterci in piedi, a rimetterci in sesto tutti quanti, anche non solo dal punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista economico. Grazie. Gino, salutaci tutti gli ascoltatori, telespettatori, che so che sono tanti, sono collegati su Telemike. Grazie per questo collegamento. Grazie a voi, se non ti dispiace inquadraci di nuovo la Madonna. E concludiamo quindi così questo nostro collegamento, naturalmente fatti con i mezzi a disposizione per essere il meno invasivi possibili, per rispettare quelle che sono le norme. E quindi grazie a tutti voi, un saluto a tutti coloro i quali sono lì, Anna, grazie, buon proseguimento di serata. E quindi naturalmente in questo periodo le chance sono poche, nel senso che o si va con l'attrezzatura professionale broadcast e quindi si fa un bel servizio, però devono andare più persone, quindi altri soggetti che si aggiungono a coloro i quali sono lì, perché per la loro fede, per la loro idea che hanno avuto e per la loro passione nel confezionare questo nuovo mantello, e devono essere lì e sono quindi in segno di devozione verso la Madonna di Picciano, che è la protagonista naturalmente di questa iniziativa. E quindi abbiamo preferito non invadere, voglio dire, perché andare altre tre persone lì sarebbe stato, insomma, non tecnicamente non fattibile, anzi si poteva fare senza problemi, la stampa non ha censura né di movimento né del genere, insomma, però avremmo, diciamo, occupato dei posti in cui siamo contenti vi fossero i fedeli, coloro i quali hanno sempre portato con la loro persona le loro preghiere, la loro devozione lì a Picciano. E quindi ci scusiamo se le immagini erano un po' di fortuna, ma è così. L'importante è esserci collegati con il nostro cuore, con il nostro affetto, con la nostra fede a Picciano. Il resto è relativo. Quindi grazie ad Anna e grazie a tutti coloro i quali erano lì, grazie a Padre Raimondo che è colui il quale deve gestire tutto quello che occorre al santuario per poter continuare a dare la possibilità a tanti fedeli di poter venerare la Madonna di Picciano. Come vi avevo accennato qualche giorno fa, ci saremmo collegati oggi con un consigliere comunale di Acquaviva delle Fonti. E procediamo quindi adesso con una telefonata, se siamo fortunati ci colleghiamo. Nel frattempo vi voglio far vedere l'immagine dell'arrivo, no? A Picciano. Questa è l'immagine dove è stato immortalato il momento in cui sono arrivati al santuario, e vedete il nuovo mantello ben confezionato, ben custodito all'interno di quella confezione, e poi abbiamo visto come è stato portato alla Madonna e come hanno proceduto. Bene, quindi pronto? Pronto? Non si vede l'immagine, come mai? Sto cercando, vediamo un attimo. Come consigliere, voi dovreste essere super tecnologici, perché vi siete riuniti in video in questo periodo e quindi vi avranno fatto un corso di super formazione. Perfetto, hai ragione proprio.
Come no? Vedo che sei anche allegro oggi. Come non posso essere allegro dopo aver assistito a un'immagine sacra come quella della Madonna di Picciano? Sono super allegro. Sono super allegro. Perfetto. Non tanto per me sì, ma molto per tutte quelle persone anziane, coloro i quali non hanno potuto partecipare a questo momento importante. Fra poco ritorneremo alla normalità, piano piano ritorneremo alla normalità. Però consigliere, l'immagine che ti hanno sto cercando. Ti hanno fregato la telecamera, che è successo? Ti hanno fregato la telecamera, qualcuno della maggioranza ha saputo del tuo collegamento e ti hanno oscurato. Ti hanno oscurato, consigliere Alessandro Laira. Ti avevo detto non dire a nessuno. Ma guarda, funziona un attimo. Ti avevo detto non dire a nessuno che ti saresti collegato e tu invece l'hai detto a qualcuno. L'hai detto, è vero? Mannaggia. Proviamo a richiamarti, vediamo un attimo. Sì, proviamo nel senso che ti richiamo io. Sì, e riproviamo, sì. Ah! Finalmente, che succede? Ci abbiamo il forum immagine? No. Riproviamo. Questa è la terza volta. Non c'è due senza tre. E la terza sarà OC. Pronto? Consigliere. Stiamo facendo una brutta figura, consigliere. Gli assessori, quando rispondono, questo è la maggioranza. Ah, ecco qua. Oh, no, stai, ti vedo sotto capasotto, gira il cellulare, come consigliere. Sei bello, oh, grazie consigliere. Come sei bello, guarda. Se riesci a inquadrare te anziché l'impianto di antifurto è meglio. Sì, grazie. Mi vedi adesso? Inquadrati un po' più giù, consigliere, per piacere. Bene. Va bene così. Se puoi stare il più fermo possibile, solo le labbra devi muovere per parlare. Mi oscuro nuovamente. No, ormai la linea è presa, non ce la toglie più nessuno, tranne se qualche topone va a rosicare, a sgranare, come si dice, le linee telefoniche, la fibra. Oppure qualcuno della maggioranza si mette e ti toglie davanti, dai. No, sono questi toponi che nel centro storico abbondano. Sono tantissimi? Vi è arrivato anche a voi all'orecchio? Scusami, consigliere, stavo sentendo la regia, mi dava delle indicazioni. Mi diceva praticamente, ti vuoi togliere davanti ai piedi, prendi la tua immagine e spostala. E quindi mi sono tolto. Ah, ho capito, ed è giusto, spacchi. Spacco lo schermo, sì. Sì, spacchi tutto. Oh, consigliere, com'è questo consiglio comunale che non si è svolto in sede? Insomma, si è andato tutto bene? Ma tu lo sai che ci sono sempre dei capricci di qualche consigliere, specialmente del nostro sindaco. In che senso capricci? È capricci, perché questo secondo me non è altro che un capriccio, perché se volevamo farlo in sede consiglio comunale, potevamo tranquillamente farlo in sede consiglio comunale, visto che abbiamo dei saloni grandissimi e dove c'era anche la possibilità di mantenere le distanze. Devo ricordarti, cioè, che poi non dovevano soltanto allestirli con alcuni banchi e i microfoni tutti quanti, quindi avevamo il distanziamento tranquillamente tra uno e l'altro, tipo il salone delle feste, quello antecedente alla sala del sindaco, quello è grandissimo come sala, quindi bene o male potevamo riunirci tutti e 20, potevamo stare tranquillamente e mantenevamo anche le distanze sociali. E voi avete fatto questa proposta in sede di conferenza di capigruppo? Sì, è stata anche fatta questa, ma purtroppo da un orecchio niente, da volta riesce. Sta un po', come si dice, devo recuperare un po' di vostri
i vostri documenti qua. Scusa un attimo, consigliere, che devo prendere un po' di carte. Quanti documenti, quante carte? Devo prendere un po' di carte e sono tutte carte che non vi riguardano. Dove sono andate a finire? Le avrò buttate nella carta. Sì, ormai tante non frega più niente. Quando vedo consiglio comunale io li prendo, li butto nella carta, perché non posso riprendere, non posso riprendere il consiglio, che me li mandate a fare, che la caricatura. Ma perché non vuoi venire? Puoi anche venire come giornalista, starti là un quarto d'ora e poi andare via. No, perché io ho la figura di... Ma puoi anche fare questo, No, io ho la figura di direttore responsabile, non posso venire in quanto direttore responsabile di una testata offesa gravemente dal Consiglio Comunale a fare lì. Che cosa vengo a fare? Ho spesso tutto. Ma non puoi dire, non puoi dire che è stato offeso dal Consiglio Comunale. Da una parte del Consiglio Comunale, aggiungi sempre. Quindi ci sono i partigiani in Consiglio Comunale. Sempre. Ma come, ce li avevo avanti i piedi per tanto tempo, le carte del Consiglio Comunale, visto? Il regolamento del Consiglio Comunale, dove è andato a finire? Beh, va bene, allora c'è un regolamento, io vorrei capire questo regolamento che è stato fatto, come vi è venuto in mente a voi consiglieri di fare questo regolamento? Quale? Quello che disciplina le sedute del Consiglio Comunale in periodo di coronavirus. No. Innanzitutto precisiamo che quello non è un regolamento che abbiamo fatto noi, E chi l'ha fatto? Quello è una cosa del Presidente del Consiglio che ha portato a conoscenza della conferenza di Capigruppo. All'inizio era molto restrittivo, dopodiché abbiamo dovuto eliminare qualche voce con noi in conferenza di Capigruppo, però quella è una scelta del Presidente del Consiglio. Così come disciplina anche il DPCM. Allora. Che dove non è stabilito nei regolamenti di funzionalità del Consiglio Comunale, è il Presidente del Consiglio con un'ordinanza che fa questo. Quindi non è un regolamento che avete fatto in Consiglio Comunale o in Commissione? No. C'è stato soltanto portato all'attenzione la conferenza dei capigruppo, dove noi abbiamo trovato dei piccoli problemi in alcuni punti, tipo la restrizione nuovamente nell'esporre i nostri problemi in Consiglio Comunale, che volevano tapparci nuovamente la bocca portandoci a 3 minuti soltanto. Ecco, come ha detto, tapparci la bocca e si è interrotta la comunicazione. Vede? Va in automatico. Ma io sto lavorando, io lavoro. Gino, io sto lavorando anche da casa questi giorni. Lo smart working? Bravo. Ma si riesce con lo smart working? Possiamo dire che sotto un punto di vista ci alleggerisce un po' il lavoro, perché ce lo sviluppiamo nell'arco della... Un attimo. Invece di stare 8 ore, 6 ore sempre seduto, abbiamo un arco di 12 ore, 15 ore dove possiamo lavorare tranquillamente. Questa è l'unica differenza. E quindi andrà avanti per un po' questa modalità? No, io sono rientrato, siamo rientrati, il comune di Rutigliano è rientrato a pieno titolo a lavorare. Non può lasciare i cittadini allo sbaraglio. E lavoriamo prevalentemente su appuntamento, quindi ogni giorno fissiamo appuntamento con la gente che viene negli uffici. Vabbè, ma questo è come di Rutigliano, chiedo scusa agli amici Rutigliano, io interesco di Acquavia, lei è consigliere comunale di Acquavia, ad Acquavia invece come va? Io ho detto dove lavoro io, ad Acquavia so che sono chiusi gli uffici, riapriranno dopo l'emergenza il 31 luglio. Prego? Il 31 luglio riapriranno. Sta scherzando forse? Almeno l'ordinanza mi parla fino alla fine dell'emergenza. Se poi domani mattina decide di fare un'altra ordinanza è un altro discorso. Tanto qui ormai le ordinanze vengono ogni giorno. Vabbè, è naturale, in questo periodo ci sono le emergenze. E non si riesce a programmare tutto e quindi nel corso del periodo bisogna fare nuove ordinanze. Sì. Consigliere. Sta diventando il paese dell'ordinanza. Consigliere, allora andiamo
per ordine. In ordine no, perché ci dovremmo mettere in riga. Se andiamo per ordine possiamo andare anche fuori riga. Ho tra le mie mani il verbale della conferenza di capigruppo consigliare il numero 02 del 2020, che si riferisce al 28 del mese di aprile, alle ore 18:20. Va bene? Io leggo così come è scritto, perché lei sa bene che vi posso... Che carta canta. No, carta canta. Che se ci sono refusi, ci sono errori, sono importanti anche in sede giudiziaria. E allora io non devo fare le correzioni mentre leggo, non so se sono chiaro. Sì, vabbè. Allora, giusa convocazione effettuata. Consigliere? Mi dica. Sì, ma stia fermo col cellulare. Dimmi. Perché dalla regia poi impazzisco. Allora, mi segua bene. Giusa convocazione effettuata con nota protocollo numero 11.260 del 27 aprile 2020, con la quale si trasmetteva in allegato bozza di disciplinare per le sedute della conferenza dei capigruppo, delle commissioni consigliari e del Consiglio Comunale in modalità telematica, contenente delle modifiche effettuate alla luce del confronto con i capigruppo consigliari. Si tiene la conferenza dei capigruppo consigliari in modalità telematica mediante l'utilizzo della piattaforma Zoom alla presenza di Pietroforte Francesca, Luisi Giuseppe, Bruno Milena, Lattarulo Luciana, Carlucci Sergio, Laira Alessandro, con la femmina Francesco, Pistilli Francesco, Dantini Pietro, Maurizio Domenico, assenti Montenegro Tommaso e Di Vietri Giuseppe. Partecipa ai lavori il segretario generale Giorgio Dottor Rossella Anna Maria, con funzioni altresì di verbalizzante. Il presidente presenta il disciplinare. Quindi, dove l'hai preso? Scusami, questo dove l'hai preso? L'hai preso direttamente dal comune? Te l'hanno dato dal comune? Oppure l'hai preso dall'albo pretorio? Giusto per togliermi una curiosità. Dal comune? No, che dal comune? L'hai preso dall'albo online. Allora, prima di poter entrare continuare la lettura, se ricordo male, quel verbale dovrebbe essere incompleto e abbiamo mandato già una nota al segretario, perché quello non è stato preso in tutto nel quello che abbiamo detto in conferenza dei capigruppo, ma è stato fatto soltanto una piccola estrapolazione di quello che è successo nella conferenza dei capigruppo. Ora sto cercando anch'io di trovarlo perché non voglio commettere errori, visto che qua qualcuno c'ha la penna facile per poter denunciare e querelare. Sto cercando di trovarlo anch'io. Calma e sangue freddo, che c'è tempo. Consigliere, può abbassare un attimo il nostro volume, perché ritorna in cuffia. Sì. Ritorna dal microfono. E quindi io che cosa dovrei dire ai miei telespettatori? Che questo è un altro, è un provvedimento, è un verbale che non... Mi dice la data, per favore? Facciamo uno scambio. Lei si inquadra bene e io le dico la data. Oh, va bene, mi vede adesso, mi vede bene. Oh, benissimo, così va bene. Allora, la data è del 27 aprile 2020. 27 aprile 2020. La seduta è sciolta alle ore 20:15. Sì, 27. Allora, vabbè. Ah, ma dica quello che sta scritto sopra, non riesco a trovarlo. E dove sarebbe incompleto, secondo voi, il verbale a cui si riferiva? In che cosa? Dovrebbero mancare i primi interventi, se non vado errato, il mio intervento dovrebbe mancare, con la quale dico che questo dipende dall'ordinanza, da un'ordinanza statale, facevo riferimento a un albo dei segretari, che dove salvo segretari metteva a disposizione degli enti comunali proprio una bozza di regolamento. Allora qui c'è interviene il consigliere Pistilli per chiedere se questa seduta è valida, svolta in modalità telematica. Allora, perfetto, è quella. Senza una preventiva disciplina. Il presidente chiarisce, eccetera, eccetera. Poi dovrebbe stare un intervento della segretaria. Il segretario esplicita il contenuto. Dava un parere la segretaria, giusto? Io leggo come è scritto e non faccio nessuna correzione, nessuna modifica. No, dovrebbe stare un parere.
che al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, contiene disposizioni di semplificazione in materia di organi collegiali anche degli enti locali. È quello, e da quel punto precedentemente è incompleto perché manca qualcos'altro che abbiamo detto. Manca un suo intervento prima? Sì, manca un intervento mio. Cioè lei ha osato... Lei ha osato fare l'intervento prima del dottor Pistilli? No, subito dopo del dottor Pistilli. Mi pareva strano. Ho detto che oggi sei spiritoso. Spiritoso. Bisogna andare in ordine di come si dice, non gerarchico. Sei spiritoso, mi piace. In ordine di anzianità politica. No, è incompleto perché anche quello che dice la segretaria non è in tutto completo. E quindi... Non è la prima volta che succede, mi sono reso conto che anche su alcune delibere che sono state pubblicate, infatti nella lettera che abbiamo inviato abbiamo anche scritto questo, anche su alcune delibere tipo l'approvazione del bilancio manca integralmente la relazione dell'assessore, perché a me serviva il riferimento quella relazione per poter parlare degli equilibri di bilancio, ma mancava totalmente quella relazione. Quindi consigliere, lei abbiamo mandato una nota al dirigente, alla segretaria e al presidente del consiglio che vogliamo la copia integrale di quella commissione. E quindi avete chiesto anche l'integrazione del verbale. Perfetto, ma non è la prima volta. Se lei ha seguito i consigli comunali, io avevo già fatto riferimento a questo per quanto riguarda altre delibere, che c'è una è differente, alcune volte forse, non voglio dare colpa a nessuno, forse nello scannerizzare i documenti qualcosa viene dimenticato, però c'è una differenza fra quello che viene messo all'albo pretorio e quello che realmente noi approviamo e parliamo in Consiglio Comunale. Non sempre, ma si verifica, alcune volte si verifica. Allora, o che mancano qualche documento, sì. O che manca qualche relazione. Sì. Qualche volta succede. Va bene, quindi questo disciplinare recante norme per lo svolgimento delle sedute delle commissioni consiliari, conferenza dei capigruppo e del Consiglio Comunale in modalità telematica è stato scritto esclusivamente al Presidente del Consiglio. E l'ha portata all'attenzione della conferenza dei capigruppo, che ripeto, portandola all'attenzione della conferenza dei capigruppo, noi abbiamo notato che c'erano alcune anomalie come il tempo per poter discutere un argomento, che si erano inventati nuovamente i 3 minuti. E questo non è possibile, perché anche prendendo la bozza che porta il DPCM, la bozza che sta vicino al DPCM, parla soltanto di regolamentare, di istituire questa la videoconferenza, però facendo sempre riferimento a tutto ciò che porta al regolamento comunale. Questi invece si sono svegliati la mattina e avevano portato modifiche a tutto, come al loro solito. E quindi le vostre osservazioni sono state prese in considerazione? Sì, perfetto. E quindi il regolamento è cambiato? Si era portato alla bozza, una bozza definitiva dove aveva eliminato quelle voci. Ah, ho capito. Quindi il regolamento ha l'articolo 1, oggetto e ambito di applicazione. Articolo 2, definizioni della modalità telematica, requisiti tecnici minimi e disciplina del flusso documentale, convocazione e svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale, convocazione e svolgimento delle sedute di commissione, verbale di seduta. Rispecchia quello che dovrebbe essere il regolamento. Ho detto, ti ripeto Gino, c'è proprio un articolo del DPCM ed è proprio una bozza che poi sarebbe non un regolamento, sarebbe l'istituzione di questa videoconferenza. Ma direi che non dovrebbe essere nessun tipo di regolamento, ma soltanto l'istituzione che disciplina la videoconferenza. Sì, videoconferenza. Perché tutto il resto dovrebbe andare sempre in parallelo con il regolamento del Consiglio Comunale.
videoconferenza che avete fatto attraverso Zoom, giusto? Attraverso Zoom, quindi sì. Ognuno di voi aveva il suo link e accedeva con questo link. Sì, perfetto, bravissimo, hai visto? Sì. Sei tecnologico anche te. Io sono nato nella tecnologia, il problema è della politica che non capisce nulla della tecnologia e si permette di andare a disciplinare una tecnologia che non conosce nemmeno nella sua ABC. Ma a parte questo, perché ormai l'hanno capito tutti i cittadini, che la politica non capisce, spesso non capisce nulla di quello che va a disciplinare. Ma ti voglio interrompere. Sì. Quella, loro hanno voluto, possiamo dire, hanno voluto prenderci in giro portando alla nostra attenzione, facendosi vedere che sono belli, però in realtà se noi prendiamo bene il DPCM, parla di un'ordinanza momentanea dove non è disciplinato nel regolamento di funzione del Consiglio Comunale, il Presidente fa un'ordinanza momentanea, non porta un regolamento, fa un'ordinanza momentanea, sì. Fino alla fine dell'emergenza. Sì. Così funziona. Loro invece l'hanno dovuto portare addirittura come una bozza di regolamento, ma non è così. Non va proprio in questo modo. Sì. Allora, consigliere, siccome lei ha detto partecipi, qual è l'articolo che disciplina la partecipazione della stampa a questo consiglio, in questo regolamento? Te l'ho detto, si deve fare... E si interrompe la comunicazione. E non è possibile. Deve fare tutto il riferimento, così... sì, stanno chiamando, ho detto che sto lavorando, mi stanno chiamando. Ah, e bisogna dare un altro numero allora. Ah, hai capito? Sì, io non ho tanti soldi da avere 10.000 numeri, un numero è che ce l'ho da... Da 50 anni, come è nato, gli hanno affibbiato il cellulare, quel numero. Perfetto, mi hanno affibbiato questo numero e quindi ho questo numero. E meno male. La stampa come poteva partecipare a questo Zoom? Deve fare sempre riferimento al regolamento di funzionalità del Consiglio Comunale. E quindi? E là è disciplina, e là potresti venire, sono invitata la stampa. Allo statuto, al regolamento è invitata la stampa. E come partecipa? E come partecipa una videoconferenza fatta da voi su Zoom, la stampa? Avrebbe dovuto chiamarti Presidente del Consiglio. Avrebbe dovuto chiamare il Presidente del Consiglio? Ma non avresti dovuto inserirlo nel regolamento, in questo disciplinare? Ma l'ho detto, quello è un regolamento, quello è un disciplinare che hanno voluto fare loro. Eh sì, hanno voluto fare loro, però doveva essere una semplice ordinanza. Sì, ma sono d'accordo, ma se la stampa deve partecipare, non gli avreste dovuto dare dei link con la possibilità di udire senza intervenire e quindi poter partecipare? Perché qua non c'è scritto nulla della stampa. Noi siamo intervenuti. Sì. Siamo intervenuti soltanto per quanto riguarda il discorso che ancora una volta stavano diminuendo gli interventi, perché il loro sogno è quello di tappare la bocca alle minoranze, portando a 2 minuti o a 3 minuti, che lei sa benissimo che quando si discute un bilancio 3 minuti non servono a nulla. Fai appena appena alzarti, aprire la bocca ed è finita già in 3 minuti. E quindi loro avevano cercato questo, che noi siamo riusciti ad eliminare, e abbiamo fatto anche riferimento che quella doveva essere un'ordinanza che istituiva la videoconferenza, però demandava tutto al regolamento al regolamento comunale. Questi sono stati i nostri interventi all'interno della conferenza dei capigruppo. Va bene. Diciamo che quel regolamento, questo disciplinare, secondo me è incompleto. Va bene, lasciamo stare. Ma non doveva esserci proprio. Doveva esserci un'ordinanza, appunto, neanche il regolamento. Un'ordinanza che disciplina, come hanno fatto gli altri comuni, che hanno fatto il Presidente del Consiglio, hanno fatto un'ordinanza straordinaria. Sì. Io ho dato anche una bozza a qualcuno del comune, che ho fatto notare che altri comuni hanno fatto soltanto un'ordinanza, che hanno detto sì, oggi è istituito la videoconferenza fino alla fine emergenza, questi sono i punti, così viene discusso e così va. Ma appunto, tutto il resto fa
riferimento al regolamento di funzionalità del Consiglio Comunale. Questo non un disciplinare, un'ordinanza doveva essere. Sì, vabbè, comunque al giorno d'oggi si può andare al ristorante, si può andare di qua, si può andare di là. E voi farete un prossimo consiglio comunale ancora? Se c'è un'emergenza e dovete riunirvi in 5 giorni, 3-4 giorni, farete ancora il consiglio comunale collegato in videoconferenza? Io spero di no, perché ti ho detto che il comune di Acquaia delle Fonti ha la possibilità di poter fare consigli comunali mantenendo le distanze sociali. Voglio ricordare che poi si tratterà soltanto di mettere qualche banchetta e quindi microfoni e quant'altro in una sala molto più grande, che tu sei, la conosci molto bene il comune e sai che abbiamo una sala molto più grande. Ricordandoci che in estate, quando si è istituito, tutto il consiglio comunale, l'abbiamo fatto in piazza e abbiamo speso 500 euro. Quindi quelle 500 euro si possono spendere in una sala molto più ampia del comune ed essere tutti là presenti. E c'è anche la possibilità che la gente possa venire a vedere, sempre non in assemblamento, ma c'è tutta la possibilità. Come, avete messo qualcosa a testa per 500 euro? In che senso avete speso? No, ha detto abbiamo speso. Abbiamo speso come ente, come comune. Per fare cosa 500 euro? Chiedo scusa. Quando abbiamo fatto il primo consiglio comunale, se lo ricordo. Quello all'aperto? Sì, perfetto. Vabbè, ma lei deve specificare, e lo specifico io, che te l'hai mai che non ha preso un centesimo. Non, sì, lo so, ma non l'ho detto. Non vorrei che si pensi, qualcuno possa pensare che noi abbiamo preso i soldi. No, tu hai lavorato gratis. Mi raccomando, consigliere, ancora qualcuno pensa... E addirittura, se si ricorda bene, in qualche consiglio comunale abbiamo anche detto che noi vogliamo devolvere il nostro contributo, il nostro gettone di presenza al Telemic per essere presente qua in sala. E l'avete messa ai voti questa cosa? Sì, da un orecchio niente da volta 10. Quando sentono un Telemic, oddio, Telemic. Marco, no, non ci credo, non è possibile. Allora, consigliere, di questi... Ti vogliono bene, bene. E di questi punti all'ordine del giorno, che cosa c'è di interessante per i nostri cittadini, telespettatori, che ci ascoltano, di Acquaviva delle Fonti? Di questo abbiamo provato, se non ricordo male, una ratifica di una variazione di bilancio, se non ricordo male, che anche là abbiamo dato forte perplessità. Io non c'ho l'ordine del giorno, mi è preso all'improvviso, quindi non è che sapevo che dovevo parlare del Consiglio Comunale. E di che vogliamo parlare? Decidiamo un altro argomento. No, va bene, no, non c'è un problema. Dovevamo avere una ratifica di una variazione di bilancio che aveva fatto la Giunta, dove hanno portato una variazione di quasi 200.000 euro e noi là abbiamo avuto anche forte perplessità in quella variazione di bilancio. Ecco, scusi consigliere se la interrompo, ecco. Di questo ordine del giorno ricevuto c'è naturalmente il prospetto con numero, oggetto e poi c'è scritto all'interno numero punto per punto di che cosa si tratti. Allora, quando lei dice prelievo dal fondo di riserva con provvedimenti di giunta, è scritto qua comunale numero 44 del 12 marzo 2020, anche se io volessi darle una mano, non posso, perché a noi stampa tipo URSS o Cina non giungono gli allegati, tipo URSS Cina, non so se è chiaro, o Pakistan, non so dove, non giungono gli allegati. Quindi è cosa vostra ciò che c'è scritto qua, solo voi sapete di che cosa parlerete. Non so se è chiaro. Sono stato chiaro? Sì, no, sei chiaro, è stato chiaro. E allora, quando imparerà il Comune di Acquaviva a mandare ai giornalisti gli allegati, noi potremo anche fare dei servizi documentati in maniera professionale, come è volontà della nostra deontologia, della nostra professionalità. In questo caso, io non avendo questa documentazione, devo aspettare che si approvi il punto e andare a leggere all'albo online cosa avete approvato. In una società, in uno stato in cui DPCM li conosce tutto il mondo prima che vengano approvati, è una cosa strana che in un piccolo consiglio di una piccola città, il giornalista che riceve l'ordine del giorno non ha gli allegati e quindi, essendo cosa vostra, io non posso nemmeno dire di che cosa si tratti. Gino, allora, direttore,
ti chiamo direttore, no, ti chiamo Gino, visto l'importante che tu non mi chiami compagno. Non so se è chiaro. Ecco. Voglio aggiungere fra parentesi, lo aggiungo dopo. Perché in questa attività non ci sono i compagni. Gino, ti devo interrompere un attimo. Interrompiamoci. Stai parlando adesso con un consigliere di opposizione. Però togli le mani davanti. Che più farsi portavoce di questo non può. Però ti voglio dire una cosa. Sì. Una cosa molto importante. Là abbiamo approvato la salvaguardia di bilancio. E quindi? Che si tratta? Un attimo, mi fai parlare un attimo. Noi fino a mezzanotte abbiamo tempo, consigliere, non ti preoccupare. Anche se l'abbiamo fatto prima della scadenza naturale, quando la scadenza naturale è luglio, l'abbiamo fatto molto prima, a maggio, e senza aver approvato il rendiconto di bilancio, che ci poteva servire anche per portare altri tipi di variazioni. Ma lasciamo stare qua, perché poi posso anche spiegarti meglio. Lei deve sapere che io nell'equilibrio di bilancio non abbiamo noi, consiglieri di opposizione, non abbiamo trovato tutta la documentazione. Gliel'abbiamo fatto presente all'assessore. Per esempio, tutte le note dei dirigenti che fanno parte, che sono parte integrale sostanziale di questo provvedimento, a noi, consiglieri di opposizione, non è stata messa a disposizione nel nostro sito bene, nella nostra area riservata. L'abbiamo fatto presente in consiglio comunale e l'assessore, sai cosa ci ha risposto? Potevate venire su comune a ritirarli, se sono interessate venite in comune a controllarle. Cioè, ecco che cosa... Non riusciamo ad averli noi. Figuriamoci se un povero cittadino riuscirà ad averlo, se non va in comune a bussare 10.000 euro. Grazie consigliere per il povero cittadino. più di grazie consigliere per il povero cittadino. Ma noi ci dobbiamo mettere nei panni di chi sta a casa, che finora non ha capito nulla. Voi che cosa avete approvato? Cosa avete approvato? Abbiamo approvato, l'hai visto? Una serie di variazioni di bilancio. Quindi sti soldi, da dove sono stati presi, sti 200.000 euro? Allora ti spiego, sono state fatte una serie di variazioni di bilancio per circa 236.000 euro. Ah, 236.000, sì. Sì, due variazioni di bilancio per circa 236.000 euro hanno eliminato da piccoli, possiamo dire, da piccoli capitoli dove avevano 7.000, 5.000, 3.000, nuovamente una buona parte ugualmente dai servizi sociali, sì. E da quei servizi che si sono interrotti e hanno rimpinguato altri capitoli, ti vediamo se ce li ho scritti gli altri capitoli che hanno rimpinguato. Ma noi ci possiamo... Hanno rimpinguato per esempio 25.000 euro organi istituzionali. Non la relazione degli organi istituzionali, non c'è stata la relazione di dirigente e quindi chi ha il PEC relativo all'organo istituzionale, non c'è stata messa a disposizione la sua nota. Quindi non sappiamo di che cosa hanno che cosa faranno di questo aumento di 25. Ma voi avete votato questo argomento? Mi fa finire, ti faccio altre voci. Andiamo avanti. 33.000 euro, un aumento di 33.000 euro, ufficio tecnico. Per quale motivo anche questa relazione non è stata possibile da rifornirci? 25.700 euro, risorse umane. Che sono queste risorse umane? Forse i concorsi che stanno facendo? Non lo sappiamo neanche. 22.000 euro di aumento, ambiente. Che cos'è questo? Aumento della Tari nuovamente, aumento del servizio smaltimento rifiuti, non c'è dato sapere, perché le relazioni dei dirigenti non erano stati messe a disposizione nella nostra area riservata. L'assessore ha detto no, dovete venire in comune a prendere, ma se il comune sta chiuso, io come devo fare? Devo venire ugualmente. Dovevate fare l'assembramento al comune voi, dovevate fare? Dovevamo fare l'assembramento al comune. Capisci quello che voglio dire? Noi abbiamo fatto... Vabbè, assessore, povero cittadino me lo posso prendere, ma no che sono un consigliere. Assessore, ricordo i suoi bei tempi quando era assessore lei al bilancio. E quando lei era assessore al bilancio, gli dava i documenti. Sì, trasparente, ero io che davo ordine all'ufficio
di fare le fotocopie per tutti i consiglieri. Quindi i consiglieri o venivano o non venivano, avevano la loro bella cartellina con tutta dentro la documentazione. Addirittura, siccome il bilancio era enorme, e tantissimo enorme, li predisponevo a tutti quanti un CD, sì, con tutto sopra, gli allegati possibili. Sì, me lo ricordo. Massima trasparenza. Me lo ricordo il CD, sì, CD me lo ricordo. Massima trasparenza. Massima trasparenza. E quindi voi avete votato che cosa? Senza sapere cosa? Cosa? Una serie di variazioni, 236.000 euro, una serie di variazioni. Dove? Hanno deciso loro e noi abbiamo spiegato le nostre motivazioni e abbiamo votato contro. Abbiamo votato questo e abbiamo fatto notare anche una lettera del dirigente, questo per fortuna ce l'hanno messa a disposizione, una lettera del dirigente che dice il dirigente, attenzione signori, che andando in questo modo possiamo incorrere nel pericolo di un default del nostro comune. Dove? Perché le entrate sono di meno, potrebbero essere di meno dalle uscite, quindi tagliate la spesa corrente. Loro invece cosa stanno fatto? Hanno tolto da una parte e gli hanno messo dall'altra parte, senza tener conto di quella lettera del dirigente. Chi è che ha votato contro, consigliere? Se lo ricorda? Tutta la minoranza. No, non si può dire tutta la minoranza, perché la politica mostra da una parte, allora, non se ne va all'altra. No, dalla minoranza si va in maggioranza, si va nel gruppo misto, sotto misto, frittura, allora, pesce. Allora, il consigliere Laira, il sottoscritto, Pistilli, Dantini e Maurizio. Eravamo gli unici, i quattro presenti. Ah, quindi mancava qualcuno. Sì, mancava il consigliere Montenegro. Consigliere Montenegro e con la femmina. Sì. Ah, quindi ha visto che non è tutta la minoranza. Noi dobbiamo essere precisi. E allora, scusi consigliere, permetto un'osservazione da un povero cittadino. Nel momento in cui un consigliere comunale non è messo nelle condizioni di avere la documentazione, non può partecipare alla discussione di quel punto, perché il problema non è votare positivamente o negativamente, ma dare il proprio contributo da far notare all'assise affinché magari potesse essere apposta qualche modifica. Quindi dal punto di vista democratico c'è un vulnus in questa vostra approvazione di gravità, io dico, democratica inaudita. Ora io dico, la mia domanda è, perché non avete abbandonato l'aula, ossia la videoconferenza? Perché dovevamo mettere in evidenza una serie di situazioni che abbiamo messo in evidenza spiegando che state sbagliando ad approvare questo equilibrio di bilancio in questo momento, quando potete aspettare un altro mese, un altro due mesi, visto che c'è la scadenza il 31 luglio, questo provvedimento degli equilibri è inutile farlo adesso a maggio, che non ha senso farlo a maggio, se non abbiamo approvato prima il rendiconto, perché noi approvando un rendiconto sappiamo l'avanzo di amministrazione che è a nostra disposizione e possiamo intervenire all'interno della salvaguardia di bilancio portando eventualmente anche delle agevolazioni per i commercianti, per i cittadini che si sono trovati costretti a subire questa chiusura drastica. Mi segue? E questo è stato il nostro concetto. Avete chiesto il rinvio? No, abbiamo continuato a discutere del bilancio, perché bene o male sa che almeno io e il consigliere Pistilli abbiamo già fatto, siamo stati già in consiglio comunale, quindi bene o male i numeri, quei piccoli numerini che ci sono, 1, 9, 1, 1, 1, 3, 0, sappiamo a che cosa si riferiscono e siamo riusciti a portare avanti il nostro consiglio comunale. Consigliere, volevo chiedere a proposito di questo, dal suo dire mi pare di capire che quindi in commissione questi argomenti non sono per niente andati. La salvaguardia di bilancio e il De Ors, se non vado errato, il regolamento De Ors è un altro
argomento c'era... Lei è molto ricercato, vede? Scusa, c'era scritto... C'era stato detto... Sì. C'era scritto... stavo dicendo... Che cosa c'era scritto? No, che... Deors... conferenza di... C'era... Sì. Il regolamento dei Deors, un altro regolamento, c'era stato preannunciato in conferenza dei capigruppo che potevano essere come punti aggiuntivi, e così è stato. Ci sono stati messi come punti aggiuntivi. Okay. Ma le commissioni si stanno riunendo, consigliere? La seconda commissione no. Che si occupa di... La terza commissione dei servizi sociali. E non si sta riunendo? No, per niente. E quale si sta riunendo? La terza commissione si è riunita due o tre volte per il regolamento dei DEOS. Si è riunita. Quindi la terza si sta riunendo come commissione? Sì, la terza si è riunita, la seconda non si è riunita. La prima non so se si è riunita, ma non ti so dire se si è riunita. Va bene, e quindi tutti i punti avete esaurito? Sì, abbiamo esaurito tutti i punti all'ordine del giorno. Sì. E quindi potete godervi le vacanze? Ma non penso che ci siano tante vacanze, perché... Se un'amministrazione vuole lavorare realmente, può lavorare tranquillamente, e avrebbe già oggi portato il rendiconto di gestione del 2019, per renderci conto dell'avanzo di amministrazione e poi decidere che cosa fare con quell'avanzo di amministrazione. Perché dobbiamo dimenticarci che le attività sono state chiuse per oltre due mesi e mezzo e hanno bisogno di un sostegno vero e proprio. Noi in tempi non sospetti, prima, verso il 20 marzo, una cosa del genere, avevamo già mandato una richiesta di chiarimenti e una serie di, suggerimenti a questa amministrazione che... Abbiamo avuto l'opportunità di avere il Consiglio Comunale e non hanno portato in aula. Questi nostri suggerimenti non sono stati portati in aula. Uno di questi suggerimenti era quella dell'eliminazione totale della TOSA. E poi ha provveduto lo Stato. Cioè? Noi avevamo già... Cioè? È provveduto lo Stato che ha totale carico, che non dovrebbero pagare nulla. Dal primo maggio? Dal momento in cui... Dal primo maggio. E prima? Chi paga? Chi pagherà prima? Glielo devi chiedere a loro. A visto chi? Che, a no, loro chi? All'amministrazione, visto che hanno fatto... Richiedono una semplice autocertificazione che dichiarano che siano tutti in regola con il pagamento dei tributi e la sospensione momentanea. È la sospensione momentanea del pagamento dei tributi, quando io e con il consigliere Pistilli abbiamo detto: attenzione signor, che per fare una cosa del genere dobbiamo intervenire con il regolamento delle entrate, perché soltanto intervenendo con il regolamento delle entrate noi possiamo andare incontro ai cittadini. Questo che noi abbiamo detto in tempo durante il consiglio comunale, oggi caro Gino, è stato pubblicato su una rivista degli enti comunali che fa capo all'ANCI, ed era proprio quello che io ho detto in consiglio comunale, di intervenire immediatamente sul regolamento delle entrate, e loro da un orecchio li entra e dall'altro li esce, perché sono gli scienziati del comune di Acquaio delle Fonti. Dal punto di vista politico, consigliere? Sempre dal punto di vista politico, non mi azzardo mai a parlare sulla sotto l'aspetto personale, perché sono persone rispettabili e con tanto onore. Ci sono anche miei, ci facciamo caffè, ci sentiamo. Dico, poi l'importante è che non facciate assembramenti o movida. Quando parliamo di cose particolari... Non mi ha visto mai? In questi due mesi non mi sono visto con nessuno, proprio ho rispettato alla lettera ciò che mi ha detto lo Stato, di rimanere a casa. Addirittura la spesa l'ho dovuta fare per telefono. Ed ha funzionato il servizio telefonico? Ma
per fortuna non mi... Cosa ha detto? Per fortuna non mi mancano gli amici, quindi per fortuna. Vabbè, ha funzionato. Non ho capito. Ha funzionato il servizio, dico, sì. Sì, 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 sì. Sì, alcuni dove ho chiamato io, sì, non ho avuto problemi. Ecco, consigliere... Anche perché mi rivolgo, sanno che mi rivolgo sempre a loro a fare la spesa, quindi mi rispettano come io rispetto loro. Ecco, consigliere, mi permetti di fare un'osservazione, ecco, una che è stupida come osservazione, però nel momento in cui il Comune di Acquaviva dà dei fondi, dei contributi, magari anche a fondo perduto, alle attività commerciali o artigianali del posto, ecco, queste attività, questi soggetti possono spendere queste risorse per l'attività di impresa della loro ditta, è giusto? Teoricamente. Tra queste spese, io le faccio un esempio giusto per capire come funziona la sensibilità politica e quindi anche di questi soggetti, tra queste spese vi possono essere inserite quelle di promozione della loro attività, anche per fare un semplice manifesto, un semplice spot, una semplice locandina per dire io riapro, per poter prenotare fate così, per poter fare eccetera eccetera. Se il Comune dà dei soldi, in questo vostro regolamento, in queste vostre modalità, avete forse inserito che si deve andare a spendere i soldini nelle tipografie, per esempio, di Acquaviva? Nelle aziende di Acquaviva? No, per capire. Ma tu stai parlando del bando? No, io sto parlando a livello generale. Io vi faccio riferimento al bando, perché se il bando mi fa... Il bando mi fa riferimento a quelle che sono state chiuse e non hanno potuto pagare l'affitto e quant'altro. Quindi se io a che bando ci riferiamo? A quello comunale? A quello comunale, quello relativo ai 34.000 euro, 35.000 euro. Quando è stato pubblicato questo? Quando è stato pubblicato? Sta ancora adesso pubblicato. In questo bando, lei lo avrà letto, è consigliere comunale, c'è scritto che devono fare queste modalità e quindi altrimenti non riceveranno i fondi comunali? Qui sta scritto. Sì. Io sto facendo un esempio semplice per far capire ai telespettatori che se uno vuol salvaguardare l'economia locale deve inserire alcune. No, qui parla. No, che parla? Qui sì. parla mancato pagamento del canone di locazione, sì. Pagamenti sputi non sospesi e di altre necessità impellenti di liquidità, quale ad esempio pagamento d'utenza, rate di finanziamento per attività di esercizio non sospesi. Quindi quello che sta dicendo lei non è scritto in questo disciplinare. Quindi se io prendo 10.000 euro li posso andare a spendere pure a Bari, a Napoli, a Foggia? No, innanzitutto non parliamo di 10.000 euro, quello sicuramente lo vedremo. 100 euro li posso avere io? Saranno massimo 1.500 euro. Posso spendere dove 1.500. voglio? Posso andare a Bari, a Foggia, a Napoli, a Roma? Gino, se sì. La richiesta è... La mia richiesta. Allora, consigliere, voglio essere più chiaro. Consigliere, mi scusi un attimo. Se io devo mettere una barriera in plexiglass che costa 1.500 euro, devo spenderla nella mia zona industriale da quei delle fonti o posso andare anche a ritirarla da Roma con questi soldi che sono del comune di Acquaviva delle fonti? Tutto questo non è disciplinato all'interno. E voi che cosa ci state a fare se le risorse sono nostre e le mandate all'estero? Chiedo scusa. Allora Gino, io dico voi politica, non voi, tu, lei, non so se è chiaro. Sì, noi come minoranza, la nostra richiesta e le nostre richieste, sì. Va bene, le nostre note sono state fatte che non riguardano questo, ma bensì altri settori. Ma questa osservazione le piace, lei la condivide questa osservazione? Io non andrei oltre, perché 1.500 euro io lo prendo, gli do per poter pagare gli affitti e le arretrate dell'Enel del gas. 1.500 euro non servono a nulla. Sì. Gino, ma, 1.500 euro non servono a nulla. Ma io devo acquistare i prodotti. Se il comune mi dà 1.500 euro, sì, pago l'affitto,
ma con gli altri 1000 euro che ho in tasca, 500 euro che ho in tasca, vado a fare il plexiglass a Napoli. Faccio l'esempio, lo ritiro da Napoli. Secondo me non è giusto, se tu vuoi salvaguardare l'economia locale, vuoi muovere l'economia locale, perché quelle sono risorse degli acquavivesi. Perfetto, ma io fin qua sono d'accordo con lei. Però io non è che posso entrare nella mente dei commercianti e dire no. No, dei commercianti. Voi avete fatto il bando è del comune. Ma io ho fatto il comune, questa amministrazione ha fatto il bando per dare questo contributo a per questi fini. Quindi loro devono attenersi a questi fini. Tutto il resto, perché ripeto, 1500 euro in due mesi, un bar ha pagato appena le spese che non ha pagato in questi due mesi. Va bene. Il discorso che dici tu è molto più ampio. Lo so che è molto più ampio, ma voi non lo state prendendo per niente in considerazione, mi dispiace però. Ma se io non so la disponibilità che loro metteranno, perché noi l'abbiamo detto già, di prendere una bella parte di una quota sostanziale della banda di amministrazione e metterlo a disposizione, quindi sappiamo che si tratta di 300-400 mila euro che possiamo mettere a disposizione delle attività commerciali, in quel momento io vado a disciplinare tutto. Ma oggi di che cosa devo disciplinare se non ho una lira? E noi siamo già pronti per questa battaglia, perché le nostre note sono state già, parlano anche di questo, consigliere, un'altra la prossima, te la fai arrivare una nota, la nostra nota, la nostra richiesta. Vedi, te la fai arrivare? Mi raccomando, ce la faccio arrivare. Vedi, abbiamo scoperto che si è dimenticato di noi, come fanno quelli della maggioranza, anche lei si è dimenticato. Va bene. Te la fai arrivare questa. C'è il virus della dimenticanza. Allora, ne abbiamo mandate tre. Ecco, tre note abbiamo mandato. Tanto con la mail, guarda, si preme PIN e arriva dappertutto. Perfetto. Consigliere comunale, un'osservazione. Il comune di Acquaviva è di classe prima B, figure dirigenziali. Non era il caso di eliminare una volta per tutte le figure dirigenziali e le premialità per tutto il 2020? Ma guarda, allora questa idea di togliere le dirigenze non può dire che siamo stati noi del centrodestra, perché noi il centrodestra non ha mai sollevato questo problema. Vabbè. Il problema, il problema l'ha sollevato il centro-sinistra. Il centro-sinistra sollevò questo grosso polverone. Quando lei stava in quando lei faceva l'assessore? Sì, ricordo bene qualcuno, Romanelli, l'attuale Eustachio Busto, che avevano sollevato questo grosso polverone. Oggi che sono loro a governare, non lo stanno facendo neanche loro. Quindi significa, vuol dire che la dirigenza non è così cattiva da avere in Sì, però consigliere, voi ci non è così cattiva. Lei mi dice che il comune la dirigenza. Il comune sarà chiuso fino a luglio, il provvedimento, l'ordinanza, eccetera, eccetera. Quindi gli uffici sono chiusi, tranne quelli di servizi essenziali. Ah, io un attimo soltanto, ti vorrei interrompere. Lei invece deve fare, la deve dire la stessa domanda a chi oggi sta a governare e che condannava noi che eravamo al governo all'epoca dicendo di toglierci le dirigenze. Oggi che loro stanno governando non lo stanno facendo. Lo chiedo a loro questa domanda. Vedi che cosa ne risponderà. Non appena saranno... Se risponderà. Io sono stato onesto a dirlo che ci hanno aperto il polverone nei nostri riguardi, ma noi abbiamo ritenuto che la dirigenza serve e non è da sottovalutare la dirigenza, perché la dirigenza, lavorando in un determinato modo e lavorando seriamente, è veramente d'aiuto al politico. Però chiedo scusa, consigliere, lei si è lamentato che non ha ricevuto gli atti, che la politica sbaglia, non mi ricordo quale fosse il problema di prima, i dirigenti che ci stanno a fare. È il dirigente che deve consigliare al politico, quella cosa è meglio non farla perché avremo dei problemi fiscali. Il discorso che non c'è stata consegnata, non ti sento più. Ci sono. Il discorso che non ci sono state consegnate tutta la documentazione. Le relazioni non le fanno i dirigenti, chi le fa? Non voglio essere tanto cattivo.
Vabbè, ma le relazioni non le fanno i dirigenti, chi le deve fare le relazioni al bilancio? Io ripeto, è la prima volta che è successo, spero che sia stato una distrazione, spero che sia stato una distrazione dell'impiegato, non me la posso venire a prendere con l'impiegato, capissimi? Va bene, consigliere, ma le premialità che non c'entrano nulla con i dirigenti si possono eliminare in questo periodo in cui voi avete spento prima le luci? Non avete i soldi e ci dobbiamo sacrificare? Il sacrificio lo fanno solo i fessacchiotti? Parola, domanda molto semplice. Si vede che non hai seguito i vari consigli comunali nell'ultimo anno, perché io ho sempre sollevato questo problema delle performance e di quando... Ma adesso che c'è il coronavirus... Addirittura ho chiesto personalmente alla segretaria in consiglio comunale un piano dei carichi di ogni ufficio per capire come come vengono dati queste premialità. No, ma il problema adesso è che i soldi sono pochi, perché non le togliete queste premialità? E questo è una loro scelta politica, mantenere così. Ma scusi. Il dirigente ha scritto benissimo di eliminare la spesa corrente. Perché loro non lo fanno, lo devi chiedere a loro. Va bene. Non è che si può girare attorno. Ma lo devi chiedere a me, perché noi lo solleviamo questo problema. Però sollevando questo problema loro hanno detto apertamente, e questo l'ha detto il sindaco, noi comandiamo e facciamo quello che vogliamo. Sì, però voi ci spegnete le luci, consigliere. Non si vede nulla per strada. È stato scritto anche quello, le motivazioni che hanno indotto Ma consigliere, io le devo fare un'osservazione. Ma se lei mi spegne le luci alle 20:30, non mi deve cambiare anche l'ordinanza per portare fuori il mastello prima delle 20:30? O io devo andare all'oscuro a portare fuori il mastello? Direi che dovrebbe fare anche questo tipo di ordinanza. Dovrebbe disciplinare anche questo. Lo dovrebbe aver disciplinato. Ma questo, se detto, qui è il paese delle ordinanze, si alzano la mattina e si mettono a fare le ordinanze. Va bene, però, quindi è più comodo stare in minoranza che in maggioranza. Basta rispondere, non è di mia competenza. No, noi avevamo l'idea ben chiare, lo sai, che noi avevamo l'idea ben chiare e agivamo già con l'idea ben chiare. Va bene, consigliere. Qui invece si va giusto rattoppando le situazioni. Consigliere, a proposito di rattoppi... Oppure per pavoneggiare, una bella parola, pavoneggiare, farsi belli davanti alla cittadinanza per quello che non c'è, perché il paese si vede che in questi due mesi è stato totalmente alla deriva. Consigliere comunale, un'osservazione, il COC, i consiglieri comunali fanno parte del COC, qualche rappresentante dei consiglieri comunali, siccome il COC sta prendendo molti provvedimenti di natura economica, giusto o no? O sbaglio? No, non, da quello che mi risulta c'è nessun consigliere, perché a noi dell'opposizione addirittura ci hanno... Non ci vogliono ascoltare per niente, perché noi abbiamo chiesto che ci sedevamo a tavolino per discutere, ci hanno fatto fuori totalmente, ha detto voi siete opposizione, state là, morite là. Addirittura, ma almeno le mascherine le avete ricevute dal comune? Gino, le mascherine Alessandro Laira ha pagato 9,50 euro per una mascherina, tre mascherine in famiglia mi sono costate 30 euro. Va bene? Va male. Non ho avuto nulla. Va male. Va male invece. Né tantomeno ho chiesto nulla. Né tantomeno ho chiesto nulla. E né tantomeno ho intenzione di chiedere nulla. Perché ho già ordinato 50 mascherine chirurgiche. Con IVA o senza IVA? Ora vedremo come arriveranno. Se mi arriveranno con l'IVA o senza IVA. Va bene, allora siamo costretti ad aggiornarci alla prossima settimana, perché siamo curiosi di sapere se le pagherà con l'IVA o senza IVA. Perfetto! Perché mentre per gli altri argomenti... Perché mentre per gli altri argomenti lei mi dirà, chieda alla maggioranza, solo su questo sicuramente mi potrà rispondere. Ma nel momento in cui se ti dico chieda alla maggioranza, perché a noi questi alzano il muro.
hanno alzato un muro di 3 km di altezza, perché qualsiasi cosa che noi gli diciamo per loro non va bene. 10 giorni dopo fanno la stessissima cosa nostra, cambiando virgole o parentesi o punti interrogativi, perché secondo loro la primogenitura deve essere per forza del sindaco e di questa amministrazione. Va bene, ma in futuro andrà meglio. Chiaro? Ci auguriamo che in futuro ci sarà un dialogo migliore. Ma no, consigliere, non penso, oggi è Santa. Non penso che lei ha, lei ha parenti di nome Rita, Giulia. Consigliere? Sì, parenti Rita, sì. Sì, parenti con nome, sì, Angela Rita, sì, Rita, sì, ce l'ho perché. Sì. E dobbiamo fare gli auguri in diretta, che dice? Io a tutti coloro i quali portano questo nome. Degli auguri fatti da un consigliere. A prescindere che faccio gli auguri a tutti coloro che si chiamano Rita, Angela Rita, qualsiasi nome derivante da Rita, ma questa mia parente che le faremo in via privata, perché abbiamo, oltre ad essere parente, abbiamo un legame molto più stretto, visto che mia moglie è stata la sua madrina di cresima, quindi lo faremo in via privata stasera, come rientra mia moglie. Però a tutti gli altri cittadini che portano e tengono i miei più sinceri auguri. Grazie consigliere. Ti aspetto alla prossima. Alla prossima settimana. Grazie di questo contributo. Buona serata. Aspetto alla prossima, così non ti sento dire che non veniamo mai. Appunto, mi raccomando. Mi raccomando. Buona serata. Va bene. Ciao, ciao Gino, ciao. Ciao. Buona serata a tutti. Buona serata. Bene, ringraziamo quindi il consigliere comunale Alessandro Laira che ha voluto partecipare a Liberamente Parliamone e quindi invito tutti coloro i quali volessero farlo a chiamare il nostro numero telefonico che è il 351-931-9265 o inviare la mail a telemaghio@libero.it per poter parlare di quegli argomenti di cui, per cui lavorano dal punto di vista istituzionale e quindi rappresentano i cittadini. La nostra trasmissione è a loro disposizione e anche vostra naturalmente. Ci salutiamo quindi, vi ricordo che alle 19 in diretta dalla Cattedrale di Acqueviva delle Fonti trasmetteremo la Santa Messa in onore di Santa Rita. Buon proseguimento di serata.